Esatto, nonostante le divergenze che ci sono state comunque nei gruppi finora, tolti i personaggi proprio che abbiamo scoperto, insomma, avere dei ruoli particolari, però cosa che comunque ci sta in un gruppo dove ci sono tante Certo. persone, comunque sì, è vero, assolutamente fa tanto l'idea che, diciamo, l'obiettivo principale, poiché da contorno ci siano anche altre persone, sia comunque quello di essere uniti nella vicenda. Sì. Questo sicuramente fa per renderla meno pesante anche per tutte le persone che ne sono interessate, insomma. Sì, infatti. Io vi assicuro che i legami che si creano dopo queste avventure sono indissolubili nel tempo, lo dico per esperienza, no? Perché ho avuto la fortuna di conoscere 10 anni fa delle persone su Facebook in maniera virtuale e ad oggi i legami sono diventati ancora più forti di quelli che non erano 10 anni fa. E vissuti simili a quelli che stiamo vivendo noi purtroppo in questi mesi, queste settimane, creano quei legami che poi ti porti dentro con un ricordo positivo, cioè ti lascia sulle spalle un po' l'amaro della cosa brutta, no? Perché comunque è pesante. Voi vedete, diciamo, la parte un po' in superficie, però ognuno di noi, sono sicuro di parlare anche al nome degli altri, che si vede attaccato. E qua intanto ci sono dei momenti che dicevo, ma che palle sto web di merda, no? Che a volte ti viene voglia proprio di dire, ma chi me lo fa fa? Cioè, potrei fare una vita diversa, però no, perché c'è un senso maggiore di giustizia, della verità, di non arrendersi, no? Nonostante sia a volte, avete mai, questo esempio lo faccio spesso, avete mai, vi è mai capitato tipo, fare di quei sogni dove urlate e non vi esce la voce, nessuno vi sente? Nei primi momenti mi sono sentito così. E dopo mi sono reso conto che man mano, grazie anche a loro, ad Alice, no? Che qualcuno iniziava ad ascoltarci, sta cosa mi ha dato forza, io devo dirlo. Perciò è inutile che poi ci vengano a fare le pulci, le critiche, che siamo dei soggetti particolari, che abbiamo delle cose. Meglio. Io, esatto, io non devo vergognare di nulla. Di questi Esatto. pregiudizi beceri che mi fate, che io sono amico di Alicia, che possa essere l'amico di Eddie, di Nicole, ognuno ha le sue cose, sto pregiudizio, ma è roba premedievale. Ma infatti, è Questo fatto veramente. che mi sbattete sempre in faccia è un professionista, con chi se la fa? Ma innanzitutto, come cavolo vi permettete di dire con chi se la fa? Voi Come mi già dicevano conoscete. la dottoressa Papa, la stessa cosa. Cioè, semmai il Sì, che poi professionista anche qui c'è dovrebbe ancora questa essere visione, amico di tutti. scusami, Cioè. Nick, distorta del professionista che non può comunque avere degli amici. Cioè, non ho Sì, capito, cioè, Nicole. fatemi capire. No, ma poi a priori che cosa anche non va quell'amico? Cioè, se per Sì, esempio uno si fa il infatti. capello viola, blu, piuttosto che altro, è una persona un po' egocentrica da un certo punto di vista, ma ancora questo stiamo, ma ancora Sì. questo stiamo a giudicare. Ma ci dimentichiamo di essere prima degli esseri umani. Io sono un ragazzo di 35 anni. Cioè, questa è la cosa. Io non mi vergognerei mai di Bravo. un'amicizia, di un rapporto, ma che stiamo a scherzare? Bravo, Ma qua è più Giovanni. pulito c'è la rogna. Che volevo rivedere le loro vite di merda. Bravissimo. Infatti dice Roger che io sono stra d'accordo. Per esempio, anche Roger è un esempio lampante di persona che ho conosciuto virtualmente e che sento tutti i giorni. Abbiamo creato proprio un gruppo. Siamo tutte persone neurodivergenti o con delle disabilità. E ovviamente anche questo ci dà forza perché subiamo sempre attacchi per le nostre diagnosi, combattiamo l'abilismo e comunque facciamo divulgazione soprattutto su TikTok su questi temi e ci siamo conosciuti proprio così e anche se non ci siamo mai visti dal vivo, cioè io le reputo comunque tra i miei migliori amici veramente, così mi è successo nel gruppo delle persone autistiche su Facebook, dal quale ho conosciuto Silvia Pollina, che è quella che ha scampato la truffa. Perché la conoscevo? Perché eravamo in questo gruppo e magari non ci siamo mai visti, però conosciamo delle cose intime l'uno dell'altro che persone che conosco, che vedo ogni giorno, non sanno di me. E mi è capitato che tantissime persone del gruppo, delle persone autistiche, mi venissero a trovare qui al bar. E è davvero come vedere, cioè, come vedere un amico, cioè, non c'è nessun imbarazzo, non so come spiegarlo, perché appunto quella persona la conosci, non Ma perché, è. raga, i momenti, le amicizie si creano condividendo dei momenti insieme. Infatti. Che poi questi momenti, queste condivisioni siano fatte tramite una chat, una chiamata o dal vivo, non è detto che dal vivo allora te hai un'esperienza trascendentale con una persona, allora pum, alzi te amici, altrimenti no.
Sì, infatti. Io manco la mia psicologa ho mai visto dal vivo, perché la faccio online, cioè per farvi capire, nel senso, e non è che sta cosa mi cambia niente nella terapia, anzi, cioè io la preferisco tantissimo fare la psicologa online, che è un altro esempio che mi viene. Poi anche qui, dopo comunque 2 anni di pandemia, dove letteralmente non abbiamo avuto contatti e ci siamo abituati anche a conoscere le persone virtualmente, o perlomeno essere a contatto con le persone che già conoscevamo nella vita reale, a sentirle anche virtualmente, direi che, nel senso, ormai questo è uno stereotipo che sdoganato, dovrebbe andare scemando, secondo me. Ma sì, è la stessa logica secondo cui tu dopo 5 anni di liceo dovresti uscire da lì con i migliori amici della tua vita, che non vi dividerete mai. Credo che la maggior parte della gente, soprattutto le amicizie del liceo, se le vede per strada fa finta di leggere il cellulare e tira avanti. Non ha molto senso logico. Infatti. E dice Roger: oh ragazzi, poi grazie a internet sono fidanzata da 12 anni e abbiamo 3 figli. Ok, Marco intanto mi ha inviato il PDF, quindi possiamo andare avanti. Top. Di nuovo e apri. Sì, nella prima parte lei dice proprio questa cosa che MT me l'ha contattata, parlando al plurale, e si fa sentire come in realtà... lei dice proprio questa cosa. Allora, CM Team, ma sentiamolo. Abbiamo visto chi è M Team, abbiamo fatto appunto del servizio delle Iene, che ha gettato così tante capitolo di questa storia. Indovinate chi mi ha contattato? Non ci crederete mai, ragazzi. Indovinate un po'. Non mi ha contattato Roberta Bruzzone, ma mi ha contattata proprio l'M Team. Vi giuro, mi è venuto un po'. Come non l'ha contattata Roberta Bruzzone? Roberta Bruzzone non si mette a minacciare gente che fa video contro di lei. Niente, in realtà, ragazzi, praticamente come prima cosa mi ha lasciato un'autorizzazione formale a usare l'immagine che le Iene hanno associato a Mirko Zeppellini a scopo informativo. Mi hanno detto che era necessario rilasciarmi questa autorizzazione, perché al momento chiunque la utilizzi viene demonetizzato, segnalato, insomma cose brutte. A me hanno dato appunto questa autorizzazione in virtù del fatto che si tratti di un video divulgativo, informativo, insomma fin qui ragazzi fico. Dopodiché però mi hanno detto che a breve, a marzo, ci sarà il processo di Mirko Zeppellini, che ha denunciato l'inviata delle Iene. Si tratta di una causa ultramilionaria. Insomma, mi hanno chiesto da parte dell'avvocato di Mirko Zeppellini. Piccoli spezzoni invecchiati abbastanza male, devo dire. Questo spezzone invecchiato molto male. Milioni. onde evitare problemi, di fare una piccola aggiunzione alle cose che ho già detto. Ovvero che, ragazzi, praticamente, cioè, spero siate seduti, ma vi conviene sedervi e non alzarvi mai più, perché qui non ci sarà pace tra un colpo di scena e l'altro. Mi hanno detto che in pratica Mirko Zeppellini non è stato rilasciato perché è incapace di intendere e di volere, bensì perché il caso non sussisteva. Mi hanno pure fatto vedere questo documento che a detta loro ha il sigillo della Corte Federale. Questo, ragazzi, vorrebbe dire che cosa? Che tale Mirko Zeppellini nei fatti legalmente sarebbe incensurato. Ora, io, ragazzi, vi faccio vedere questo documento, vi do questa informazione, tra l'altro molto scottante, però vi annuncio che ne parleremo meglio più avanti, sentendo anche il contraddittorio di Roberta Bruzzone, anche perché io, ragazzi, ho messo subito le mani avanti, ho detto: guardate, io aggiungerò questo commento sotto al video in primo piano, perché mi rendo conto che comunque stiamo parlando della reputazione di una persona, possibilmente. Io non sono nessuno, non sono un giudice per stabilire chi abbia ragione e chi torto, soprattutto se siamo in attesa di un processo. Grazie per l'autorizzazione a utilizzare l'immagine, sappiate comunque che resterò imparziale lo stesso, cioè non mi chiedete di schierarmi, perché non lo farò. Cioè potete farmi vedere tutti i fogli che volete, tutte le prove che volete, è tutto molto emozionante per me, però purtroppo non sono capace di valutare se questo documento sia valido o no. Cioè, che ne so io, nel senso, non ho gli strumenti, non sono una giurista, non sono un'esperta, non so manco che cacchio sia un sigillo della Corte Federale. Non ci saranno moine o sventoli di bacchette nei miei video, tutto ciò ve lo sto raccontando con molta calma, ma in realtà, ragazzi, ero lì tipo Fedez che urla alla censura. Devo essere libero di dire il cazzo che voglio, mi scusi il francese. Però, ragazzi, la reazione devo dire che è stata abbastanza sorprendente, perché non mi hanno posto alcun tipo di problema. Visto che ci siamo e abbiamo tirato fuori l'argomento, vogliamo dare qualche spiegazione in più su quel documento lì?
visto lei che hai tempi era abbastanza misterioso. Cioè, se vai avanti nel video, dopo c'è... C'è all'interno che... del... Ma proprio tra pochissimo, eh? A regola. C'è lei che fa un Iris dal futuro, ma fra qualche secondo. Ok. Ma anzi, mi hanno fatto tanti complimenti proprio per il lavoro preciso e ho visto che addirittura hanno condiviso il mio video sulla loro pagina. Ciao ragazzi, compaio dal futuro per fare alcune aggiunzioni, perché mi hanno contattato alcune persone, nello specifico persone che tirano più per l'ipotesi che M-Team sia una truffa, e mi hanno detto, guarda, secondo me comunque dovresti chiedere conferma a Roberta Ray. Alcuni addirittura mi hanno detto, io ho scritto direttamente a Roberta Ray e mi ha risposto che non ci sarà nessun processo e che quindi questa è l'ennesima bufala di M-Team o di chiunque si nasconda dietro M-Team. A questo punto ho pensato, sono scema se non scrivo a Roberta Ray per sapere da parte sua qual è la sua campana, però purtroppo ragazzi, anzi, Roberta Ray non mi ha risposto. Ho provato a mandarle una mail, però nessuna risposta, quantomeno finora. Gliel'ho mandata 2 giorni fa. Ho provato a scriverle su Facebook, perché qualcun altro mi ha detto, io l'ho scritto su Facebook e mi ha risposto. Però niente, ragazzi, non ho manco visualizzato. Quindi se ci dovessero essere novità, se dovessi notare i miei messaggi e mi dovessi rispondere, ovviamente farò un'aggiunzione e ve lo dirò. Io non so se queste persone dicano il vero. Ovviamente io non posso riportarle come fonti, si capisce, però insomma mi pare anche giusto parlarvi di questa cosa. Poi volevo rispondere ad altre preoccupazioni, perché con questo fatto che M-Team mi ha contattata, alcuni hanno detto stanno cercando di tirare Iris dalla loro parte, di farla cadere nella loro rete o nella sua rete. Allora, dipende. Se si tratta di una cosa del tutto professionale, quindi sono tutte bufale quelle che sono state raccontate su M-Team, chiaramente no, hanno solo fatto il loro lavoro, mi hanno chiesto di fare delle rettifiche affinché io non ci andassi di mezzo a questi processi, hanno tentato di farmi capire perché in realtà non fosse una truffa, quindi insomma ragazzi, che dire, se... Ripeto, si scoprirà che il servizio delle Iene era tutta una grande balla montata ad arte, che quelli che hanno denunciato per truffe M-Team per qualche motivo stanno mentendo, raccontando balle a loro volta, chiaramente no, non hanno tentato di adescarmi. Mentre viceversa, se si scoprirà che effettivamente dietro c'è questo truffatore, dietro M-Team, allora probabilmente sì. Cioè, non dico che abbiano tentato di adescarmi in maniera vera e propria, tipo che volevano che lavorassi per loro, perché no, questo no, anche perché, cioè, che cacchio devo fare per M-Team io? Semmai hanno tentato di far sì che io fossi un pochettino di parte nel mio modo di raccontare gli eventi. In che senso? Nel senso che hanno cercato di convincermi che avessero ragione, di dimostrarmela questa cosa, dicendomi che cosa? Che ci sono documenti, ci sono le prove, ci sono un sacco di documenti che testimoniano che loro non siano truffatori, che M-Team non sia una grande balla. Documenti che io chiaramente non sono in grado di decifrare, perché non sono in grado manco di decifrare i moduli per l'immatricolazione all'università, dell'ERS, ma manco la liberatoria per il vaccino, ragazzi, cioè ci ho messo un quarto d'ora, perché ogni domanda dicevo, ma che cosa intende di preciso? In che senso se ho patologie? Figuriamoci se posso mettermi là a fare la traduzione di un documento legale. Ma stiamo scherzando? Cioè io non voglio l'esclusiva per capire chi abbia ragione e chi torto, io sono qui per fare il mio lavoro è quello di fare una ricostruzione cronologica di una polemica che ha sconvolto il web, in questo caso uno scandalo che ha sconvolto il web, di cui si è tanto parlato sul web, divulgando notizie che sono già pubbliche, discusse da tutti, tutt'al più, inserendo delle mie riflessioni, delle mie opinioni che analizzano questi fatti da un punto di vista più socio-psicologico, quindi da quella lente attraverso la quale a me viene più spontaneo analizzare i fatti. Tanto è vero che, ragazzi, noi abbiamo parlato dello scandalo di M-Team in quanto
fattore contestuale del vero argomento che ci interessa, che è un argomento appunto più sociale, che riguarda il cyberbullismo, che riguarda insomma fenomeni sociali che andremo di cui andremo parlando, ma soprattutto, ragazzi, che riguarda appunto questo scontro di cui tanto si è parlato sull'internet, di questa lite tra Roberta Bruzzone e Bugalalla. Cioè, poi è questo che a me interessava discutere principalmente, non è che volevo star lì a fare il processo su YouTube, questo è il mio lavoro, ma dopo di ciò, ciao, finita questa serie di video, io lavo le mani, non perché io non continuerò a seguire questa storia, per carità, anzi, sono curiosa di sapere chi ha torto e chi ha ragione, ma soprattutto per le famiglie delle vittime, soprattutto per Bugalalla, ma non voglio che questa cosa diventi più grande di me. Cioè, io mi voglio fare il mio, e continuerò a fare quello che ho sempre fatto sul mio canale, lasciatemi in pace, lasciatemi fuori da queste cose. Non voglio diventare né amica di M-Team né amica di Roberta Bruzzone, voglio fare semplicemente quello che ho sempre fatto. Se avete da contestare magari alcuni punti del mio discorso, dei miei ragionamenti, argomentate, io, cioè, a me piace il dibattito pubblico, ma non mi piace creare degli intrighi di corte, andarmi a invischiare in delle cose più grandi di me. Voglio farmi il mio e basta. Quindi, finita questa serie di video sul caso Bugalalla, io, ragazzi, non avrò più niente a che fare e a che spartire, come si dice dalle mie parti, con M-Team. Cioè, finisce qui. È un video come un altro, non pensate che non lo so che cosa mi sta succedendo, è solo riassuntare, ragazzi, basta, finita sta serie di video, punto, si passa, sapete a che cosa? A S Magazine. Per il resto, ragazzi, ripeto, se avete altre curiosità scrivetevi in privato, niente, comunque è carino che molti siano preoccupati per me. Chi pensa che verrò denunciato dalla Bruzzone, chi pensa che verrò adescata da M-Team, cioè è bello che comunque vi preoccupiate per il mio destino, anch'io ho molta paura. Devo dire che ho cominciato a prendere gli ansiolitici in questo periodo, però finirà prima o poi questo caso. Torniamo alla... E questa è una domanda che ci poniamo ancora oggi, finirà mai questo caso? Questo rimane attuale, devo dire. Rimane molto attuale la domanda. Dice proprio che lei tratta questo caso come un gossip, che tale non è, cioè, però lei lo prende da questo punto di vista qua, lo dice proprio esplicitamente, e in più dice proprio che le piace il dibattito e che se qualcuno ha delle contestazioni da fare, di farle pubblicamente, quindi raga, cioè... È quello che stiamo facendo. È un po' strano, no? Perché, dico io, se tu non vuoi mischiarti in faccende del genere, ma perché ne parli, cioè, della serie, ma chi ti ha chiamato? Cioè, se tu non vuoi le conseguenze di una cosa del genere, dici, ah, io parlo di questo caso, però dopo non ne voglio sapere nulla più. Ma che mi significa? Cioè, mi perde il senso. Io ho capito che lei fa questo come lavoro, no? Chiamiamolo così, che commenta delle situazioni, chiamiamola situazione in questo caso, proprio dice, dopo io me ne lavo le mani. Ma che significa? Cioè, no, questo non è corretto, cioè, secondo me, infatti. Cioè, e qui che ci ho visto un bel po' di ingenuità da parte sua. Cioè, io parlo di questa roba, no? Lei non aveva ancora capito la portata evidente di quel che stava maneggiando, anche perché molte cose poi sono successe dopo, quindi questo lo dico in suo beneficio. Però poi a un certo punto veramente mi viene la mamma, chi l'ha chiamato sull'argomento? Cioè, tu ti sei buttato in mezzo a questo argomento, hai visto che magari tirava, che se ne stava discutendo, dopo non vuoi sentirti le conseguenze, non vuoi essere tirata né di qua né di là. Ma è una cosa, vista la portata degli argomenti, per forza viene ad investirti anche se tu non lo vuoi, no? È facile dire, io adesso faccio i 2, 3, 4 video, non so cosa avessi in mente all'epoca, e poi di dopo non ne voglio sapere più, mi metto a parlare di S Magazine. Cioè, è strano, trovo un controsenso proprio di fondo, no? Proprio nell'agito di sto soggetto che fa un video senza, cioè video, non dico senza né cave né coda, perché qualche informazione l'ha data, ma pro di che? Cioè, per parlare di una situazione che finiva lì senza poi aspettare magari un'eventuale evoluzione, no? Cioè, già dire a priori, io faccio questo video, dopo non ne riparlo più, anche se ci sono delle novità. Quando lei ha senso anche dal suo punto, cioè dal punto di vista del suo di lavoro, lei no? Lei ha sempre fatto gli aggiornamenti delle cose, poi. Cioè, proprio un suo modus operandi, tipo che poi va a vedere dove sono finite determinate storie. Quindi questa è una cosa strana. E secondo me si è cagata in mano quando appunto si è vista contattare da lui, che ha iniziato a farla cagare in mano.
Cioè, probabilmente già dopo il primo video avrebbe voluto smettere, ma ormai era in ballo e ha finito di fare il lavoro. Sì. E lui ha iniziato a dire, non ti mettere in questa storia che poi ti denunciano, non ti denuncio, ti denunciano, ti cosano, ti mettono in mezzo, e lei si è cagata in mano. Però permettetemi ragazzi, qua mi associo un pochettino a Giovanni, cioè nel senso, se tu comunque ti inoltri a parlare di un tema che è prettamente legale, e quindi stiamo parlando di persone che di facciata si offrono per l'appunto per consulenze, per casi irrisolti, e parlando di questo tema comunque tu stai già trattando delle questioni legali che ci sono già in atto, perché già nel suo primo video si parlava comunque di denunce, si parlava già del fatto che qualcuno perseguitasse qualcun altro. Queste sono comunque tutte affermazioni che hanno delle conseguenze penali, o sbaglio? Quindi dal momento in cui tu ne parli, devi anche essere cosciente che se ci sono dei risvolti in merito differenti, comunque delle conseguenze tu le possa avere. Sì, lei ne parla sempre col beneficio, cioè nel senso non afferma mai niente in modo perentorio, dà sempre il beneficio del dubbio in entrambi i casi. Non penso che lei possa essere perseguita penalmente, cioè per questi video, non dice questo, è un truffa, cioè, capito? No, no, però nel senso associandosi per l'appunto al tipo di temi che sono trattati, sì, cioè infatti, comunque le persone coinvolte possono permettersi poi di dire, caspita, però tu mi hai detto che hai trattato questo tema parlando di comunque temi che sono delicati, che non sono insomma gossip. Sì, poi sì. Io ho capito, cioè giustamente il format è quello e non sto a contestare assolutamente questo. Io sono il primo a sostenere il fatto che lei non ne parli con l'intenzione di... Però purtroppo è anche vero che una situazione più grande di lei e un accenno del fatto che non fosse una situazione così soft c'era già dall'inizio. Però posso dire una cosa, qui per esempio vediamo una cosa che per me già parla da sola, quindi eliminiamo Iris, eliminiamo il divano, il microfono, il cagnolino che è bellissimo, lì sopra c'è scritto Sant'Anico e la rete contro Bugalalla. Per me la rete è già sinonimo di qualcosa di offensivo, che già ti ha etichettato. La rete è un qualcosa che va ad indicare soggetti che in concorso tra di loro perseguitano un soggetto, cioè non bisogna andare oltre. Se tu già scrivi la rete contro Bugalalla, significa che questi soggetti sono in accordo per fare qualcosa a questa Bugalalla, quindi già là viene delineata un'idea più o meno chiara. Nei video lo vedremo, no? Nei tre video, che comunque è vero che lei non si schiera proprio apertamente, però si vede che vuole in pratica spostare un po' l'asse verso la Bugamelli. Io penso che forse inizialmente erano in contatto, forse avrà voluto aiutare lei perché la vedeva come un'amica virtuale, non so come pensare, ma nei video è brutto leggere quella roba lì, cioè la rete contro Bugalalla sembra una serie di soggetti che veramente perseguitano un altro soggetto, no? Indipendentemente, quindi è come se si autospiegasse da solo, no? Quell'idea che lei ha di quei soggetti lì, quindi magari le parole dicono una cosa, il comportamento ne dice un'altra, però poi nel titolo tu esprimi in un'unica frase il pensiero che ha di tutta la vicenda, secondo me. Sì, esatto, per quello mi riferivo a questioni penali, non dal punto di vista che lei potrebbe essere perseguibile penalmente, ma semplicemente per il tipo di topic. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo finito, vado al prossimo punto. Sì. Che è al 42. Altre cose. Cosa distingue Pasquale da Santina Biondo quando lei punta il dito contro Raquel senza che ci sia stata una sentenza? Cioè, eticamente parlando, fanno la stessa cosa, non si comporta in modo migliore, obiettivamente. Tra l'altro Pasquale, per un caso di presunta truffa, è tutto fomentato, per un caso di presunto omicidio o suicidio, pretende che i toni si abbassino. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. A questo punto succede che Bugalalla prepara una nuova live sulle novità di un caso di cui aveva precedentemente trattato, ovvero il caso Mario Biondo. Infatti, in televisione, sui giornali, si è parlato di nuove prove scoperte da questo M-Team e quindi, come da prassi, Bugalalla appunto prepara la live per divulgare queste novità. E per fare ciò invita, cioè riesce a invitare Santina Biondo in qualità di ospite. Santina, ragazzi, da Bugalalla porterà le famigerate prove nuove che già aveva pubblicato su Twitter. Ed è a questo punto che di fatto entra in scena Bugalalla in tutta questa vicenda.
Cosa c'entra Bugalalla con M-Team? Domandona. Ebbene ragazzi, di nuovo dobbiamo fermarci per fare un passo indietro. Bugalalla, come tantissime trasmissioni televisive, comprese le Iene, in alcuni casi ha citato le prove tirate fuori da M-Team quando nelle live parlava dei vari casi. Un bel giorno, ragazzi, nello specifico il 2 giugno 2021, mentre era in live sul proprio canale Twitch e parlava delle novità in merito al caso di Tiziana Cantone, tirando in ballo di nuovo appunto M-Team, i suoi followers le hanno chiesto: senti, ma che cacchio è su M-Team? E Bugalalla, ancora estranea a M-Team, ha provato a spiegarlo, però in realtà non aveva le idee chiarissime manco lei, quindi si è messa lì a chiacchierare insieme ai propri followers e a fare congetture su come M-Team riuscisse a procurarsi determinate informazioni informatiche segretissime. Addirittura si è messa a dire: ma secondo me comunque questi di M-Team sono, cioè, si muovono un po' oltre il legale, magari sono degli hacker etici. Per essere più precisi, io ho trascritto le esatte parole con cui in questa live Bugalalla descrive M-Team: un gruppo anonimo di consulenti tecnici informatici che si occupano in totale segretezza, senza diffondere più di tanto le cose che scoprono, con hackeraggi penso non legalissimi, di entrare in possesso di informazioni informatiche che la polizia postale non è in grado di raggiungere. Non si sa chi siano, dove siano, se siano truffatori, non si capisce chi sono. Sogno di intervistarli in anonimo, perché ormai fanno parte dei nostri racconti. Quindi e qui voglio farci una piccola specifica, perché ai tempi io ancora lavoravo con Buga quando ha detto sta roba. Questa frase che lei ha detto e Iris qui ha riportato è in realtà era sul sito di M-Team ai tempi. Era la descrizione che avevamo trovato di M-Team sul sito di M-Team, questa. Si presentavano in questo modo prima. Qui c'era balenata in testa l'idea in questo periodo di fare l'intervista a questi di M-Team, che qualsiasi caso si andava a toccare c'erano loro in mezzo. Era da qua che era nata. Tra l'altro un saluto alla mia vecchia grafica. Qui ragazzi, Bugalalla non solo non aveva, a quanto pare, sì, M-Team, a che fare con M-Team, ma manco si esprimeva sulla validità dei loro metodi, teneva in conto che addirittura potessero essere truffatori. Un bel giorno però, ragazzi, qualcosa cambia, un giorno funesto a questo punto, solo che lei non poteva minimamente immaginare quanto da quel giorno la sua vita sarebbe diventata, come dire, interessante. Succede infatti che emergono questa è tutta queste la storia famose che già nuove sappiamo. Prove sul caso Mario Biondo, prove tirate fuori proprio da M-Team, prove shock, e succede stesso giorno, ragazzi, l'account Twitter di San Santanico fa qualcosa di veramente molto molto grave e inquietante, ragazzi, spingendosi il tweet del volo oltre qualsiasi limite. Pubblica infatti su Twitter il numero del volo in cui si trovava Francesca Bugamelli, taggando l'FBI e scrivendo che Francesca Bugamelli sarà ospite del criminale ricercato Mirko Zeppellini. Francesca Bugamelli, dice il tweet, nata a Bologna il 7 luglio 1991, ospite del criminale ricercato Mirko Zeppellini a Chicago, partita da Francoforte il 29 novembre 2021 sul volo Lufthansa. Vabbè, è il numero del volo. Chiocciola FBI, tagga l'FBI. Tra l'altro questo, ragazzi, non è nemmeno l'unico tweet in cui scrive questa cosa. Infatti ce n'è un altro scritto in inglese, nel caso in cui l'FBI non sappia parlare l'italiano, in cui dice: Francesca Bugamelli, nata a Bologna, data di nascita, attualmente a Chicago, è partner in crime, ragazzi. Scusate la pronuncia giompeschieriana. Tipo complice, no? Complice di Mirko Zeppellini. Era sul volo Lufthansa, eccetera eccetera, con il numero del volo. Qui tagga sia l'FBI che la polizia di Chicago. E poi di nuovo, ragazzi, ce n'è un altro di tweet: M-Team, banda di truffatori con a capo Mirko Zeppellini, che vive illegalmente a Chicago, pluripregiudicato, e la sua concubina Francesca Bugamelli, partita il 29 novembre. Già il 10 dicembre forse era un pochettino presto per scrivere sto tweet da parte di San Santanico, Poi col senno di poi già sappiamo tutti quanti come è andata a finire la situazione, però... Da Francoforte sul volo... Ma, cosa di 10 giorni? Santanico ha fiuto, per questo. Sì, ha previsto il futuro al tempi, perché no, qua erano passati se no 10 giorni.
Io Sant'Anni la conosco da anni virtualmente, intendo una conoscenza virtuale, ha sempre avuto fiuto per le cose che proprio non andavano, di soggetti che orbitavano in vari gruppi, vari casi di cronaca, tra virgolette. Avrà sempre anche un modo discutibile di dire le cose o di farle. Oh, ma non sbaglia un colpo, nel senso riesce sempre a individuare molto prima degli altri la verità dove sta. Adesso ognuno si farà la propria idea, deciderà come gestirsi questo personaggio un po' emblematico, no? Questa Sant'Anico. Però in realtà, guardate, era 10 dicembre e già li aveva chiamati per nome. Sono voluti anni prima che qualcun altro potesse attribuirgli l'appellativo di criminale a quelli lì. Poi dopo io vi faccio uno step indietro, vi faccio vedere come sono entrato io in questa storia e poi tutti quanti voi, prima del famoso Bruzzones Gate. Qua proprio erano le origini, il 10 dicembre, sì, proprio, seramente erano le origini. Proprio le originissime. Io ho qualcosa che... Ancora nessuno di noi c'era in mezzo. Di fine mese. In realtà io sì, perché c'è il background. Se volete ve lo spiego già, perché avete già fatto un pezzo importante. Allora, volentieri. A un certo punto, aspettate, vi faccio vedere anche una cosa che forse riesco a condividere, se no si carica file, aspettate un attimo, ditemi in qualità ne ha, puoi caricare al massimo. Mica la regia del cambio scena, quindi deve fare lei. Non, forse vi devo mandare io qualche file, non so dove mandarmi, è un PDF di una schermata, però non è importante, casomai ve la leggo. Facciamo un attimino un passo indietro, che è proprio novembre-dicembre 2021. Vengo contattato da una persona che era la fundraiser della famiglia Biondo, cioè quella che cercava i fondi per portare avanti questa causa di Mario Biondo. Ok. E sì, mi ricordo che ai tempi era parecchio attiva in questa situazione. Sì. Mi chiede, visto che avevamo confidenza, diciamo, un po' su Facebook, avevamo interagito parecchie volte, se volevo dare un'occhiata a questo caso di Mario Biondo. Ho detto, guarda, io ho una mezza idea, già ce l'ho, perché comunque ho avuto modo di analizzare e studiare un pochino il caso. Secondo me la teoria che per adesso è in piedi, che era già quella del suicidio, per me ci sta, ma mi rendo disponibile nel dare una mano se possibile, magari se mi danno qualcosa di più approfondito i familiari, magari io posso cambiare idea, posso trovare gli altri elementi, e lo faccio molto molto volentieri. Sì, no, perché loro stanno rimettendo mano al caso in maniera molto insistente, stanno lavorando anche con un team, quello di americani, MT. Passo ancora più indietro. Caso Tiziana Cantù. Nel caso di Tiziana Cantone, è un caso che mi aveva colpito molto all'epoca, perché era proprio delle mie zone, anche il ragazzo che era ripreso nel famoso video studiava all'università dove ero io. Quindi io già tempo addietro mi sono speso tantissimo per far rimuovere i video della Tiziana Cantone dal web, su Telegram, su Facebook, erano ovunque, segnalavo e venivano rimossi. Sbuca su M-Team, quindi fantomatico team di soggetti di stile Anonymous, peraltro lo dice anche Bugamelli, che provano a farsi rimuovere questi video. A me sembrava un pochino anche strano che dica alla fine non c'è bisogno di questo team, li so far rimuovere pure io con un po' di impegno significa che da maggio a ottobre mi sono schiattato in casa a far togliere i video di Tiziano, detto questo. E quindi già mi puzzava un pochino questo fatto qui. Dopodiché ero venuto a sapere per le retrovie che sto team era un po' particolare, non si presentavano mai, c'erano solamente questi portavoce con le cuffiette nelle orecchie, l'avete visto? Ehi, ragazzi, vi dico la verità, stanno nel forense, comunque lì erano 4-5 anni che bazzicavo l'ambiente. Dice, ma dove sei mai visto che un esperto forense non si fa vedere in faccia? Ma che è Batman? Veramente l'ho pensato, ma che è? Cioè, mi sembrava una cretinata, cioè, è bellissimo e suggestivo. Profetico anche tu, eh? Profetico questo Batman. Raga, mi arriva una cagata, ho detto proprio tra di noi, dico, ma scusate, ma non avete mai visto un esperto che fa un lavoro così delicato, non si mostra, fa, oh, ma che stiamo facendo, il tuo blog sta facendo rimuovere delle ragazze, cioè delle foto di una ragazza dal web, cioè non la vedevo tutta questa segretezza, questo fatto che potevano essere in pericolo. E vi dico la verità, io non mi fidavo, non mi sono mai fidato di questo MT, ma all'inizio li osservavo con curiosità. Dopo non mi sono piaciuti, perché su fatti che uno non si mostra, a me non piace. Non mi piace la gente che guarda a terra mentre ti parla, figuriamoci uno di che non sai manco che faccia abbia. Ok? E sono partito dal presupposto. Quando la famiglia
biondo aveva accordato una Skype, perché dovevamo incontrarci via Skype per chiacchierare un attimino del caso del figlio, mi viene fuori che c'era il suo M Team. No, guardate, sinceramente preferirei farlo da solo, visto che comunque già avete un team di consulenti, io me ne tiro fuori, raga, io questo ho detto, senza dire guardate questi pigli fan, niente, non avevo ancora detto niente, lo dico qualche giorno dopo, dove vengo ricontattato da questa persona e dice che la famiglia si era incazzata perché io forse mi ero tirato indietro per queste medie, ho detto sa che c'è di nuovo, e lo dico proprio bello bello panis, e di questi qua non mi fido, qui non voglio lavorare. Sta cosa è stata riportata a Mirko Zeppellini, che nel frattempo aveva già agganciato la Francesca Bugamelli. Manca a farla apposta in quello che vi avrei fatto vedere sulla slide. Sta Francesca Bugamelli mi viene indicata da qualcuno che sta commentando il caso proprio della Cantone o in un altro caso. E mi vengono messi dei video dove tipo fa i rutti, che sta là tutta sguaiata sulla sedia. E io faccio questo commento, ve lo leggo. Il commento che io ho potuto mai fare della Bugamelli, che avviene intorno a inizio dicembre, fine novembre. Ho detto, questo, non so di cosa stessi parlando, perché questo video, sto screen l'ha messo poi M Team sulla pagina, spero che questa signorina così indelicata, quale Francesca Bugamelli, non si occupi di casi di cronaca, o se dice di decide di continuare a farlo, che lo faccia con tatto e rispetto, evitando rutti e risatine tra un calice e l'altro. Questo fu il mio... Come ha usato? Il mio commento. E avevo chiesto qualcosa su John Peschiera, sempre là, e scrissi sotto un altro commento dopo 3 minuti da questo primo commento, onore e silenzio quando si chiede di John Peschiera. Vengo messo in un post di M Team dove dice ringraziamo Giovanni Langella il 27 dicembre 2021. Di lì a poco arriva Bruzzone's Gate. Ringraziamo Giovanni Langella per il suo commento che qui riportiamo, ma come ampiamente spiegato anche alla signora Collu, che è un'altra signora che gestisce un gruppo di icone, che tutto il team di fake, Sant'Anico a capo, che compulsamente ogni ora rimettono lo stesso posto sul loro gruppo, qui non c'è posto per le persone che insultano, cioè era un insulto, io l'ho descritta la Francesca Bugamelli, la stava insultando, li faceva davvero i rutti mentre parlava e rideva dei casi di cronaca, scusate ma... Io che me ne occupo da un po' e ho tatto, mi dà fastidio perché mi metto anche nei panni di quelle famiglie che si vedono il caso trattato di una con tanta leggerezza. Guardate che brutto. Ok, ci sono momenti e momenti in cui bisogna alleggerirsi. Lo faccio a volte nelle live di Crime Doors, quando però tocco le mie cose, no? Quando si toccano temi generici, tipo, che ne so, l'altra sera abbiamo parlato un po' delle relazioni di coppia, magari ci stava che buttavamo la battutina del nostro vissuto, ok? Ma non andava ad intaccare l'esperienza e la vita di soggetti che poi sono rimasti vittime di questi reati, quindi quello è il commento. Certo. Li mettono lo stesso posto sul loro gruppo, quindi non c'è posto che insultano e scrivono con l'intento di dettare legge su come si parla, si pensa o si scrive, cioè lui l'ha interpretato così. Specialmente quando andiamo a prendere i post e vediamo come sua consuetudine insultare e bullizzare. Quindi da qua già comincia a crearsi il disegno, vedete, già era chiaro. Ma già prima, già semplicemente contro Bruzzone, a partire da maggio aveva iniziato sta storia. Ah sì, che c'era bullismo contro di lui. Sì. Già, la storia di John Peschiera già è vecchia per noi. Il problema è che dopo il bullismo con questa Francesca Bugamelli, che chi cavolo la sapeva, ha detto tra noi, non conoscevo nulla di sta ragazza prima, e qualcuno dice, ah, ma che ne pensi di questa come fa il crime? No, bocciata, per me non mi piace, cioè, non, per me non... non... Comprendiamo il suo istinto di sopravvivenza perché dovevo mantenere il lavoro con l'Abruzzone, ma qui i bulli non sono graditi, perché quello che ho scritto era bullismo, secondo loro. Vedete, qua già comincio a utilizzare quei termini che poi saranno il fondamento della denuncia che Francesca Bugamelli ha fatto a me e tutti quanti voi, gli atti persecutori. Si è cominciata ad agganciare dalla sua parte un soggetto, perché se lei era adescata lì, lei era andata, e qua c'è l'evoluzione della bugia. Se vi ricordate i primi post di Francesca Bugamelli, se volete vi do, faccio vedere tanto, sono tutte nella denuncia che io ho fatto, perché l'ho fatta la denuncia, ricostruisco come era iniziata l'avventura di Miss Bugamelli, che era andata lì per fare questa esperienza bellissima, per lavorare con l'M Team, poi dopo diventa una perseguitata da noi poveri cacciatori, insomma. E qua lui già dice che io sono Sant'Anico. In successione a quelli che sì, era il periodo in cui tu eri Sant'Anico.
Sì, Sant'Anico. Io adesso vi butto una bomba lì che non so se avete notato, e poi tra qualche mese vi spiego perché. Io dal mese di fine marzo a giugno ho avuto il cellulare sotto sequestro. Ma dai? Ed è una roba divertente per quello che poi vi racconterò, perché magari qualcuno che cercava qualcosa, dando delle indicazioni, magari sbagliate, dimostrare Sant'Anico che fossi io, o altri tipi di organizzazione come l'Associazione a Delinquere, dove verrete magari tirati dentro in qualche denuncia che chissà dove sarà depositata e non c'è ancora arrivata, ha fatto un disegno un pochino sbagliato, perché poi le prove dimostreranno altro. E questo è un pezzo della storia che raccontiamo da qualche mese, perché ora adesso non posso ancora entrare nei dettagli, ma lo racconterò anche in vostra presenza, perché magari poi andiamo a vedere che cosa hanno combinato Nemici Vecchi e Nuovi in concorso con Francesca Bugamelli e Zeppellini. Okay. Quindi, ritornando a noi, sto Sant'Anico che era stato attribuito a me, poi all'Abruzzone, che lo utilizzavamo in condivisione con l'account, ci scambiavamo le password, no? Il multi-account, multi-fake. Alla fine avete visto che in una puntata c'era anche Gematria, non ricordo adesso se ce l'hai o la, dove si vantava di essere l'esperto che spiegava Stippi. Ma di che andiamo a parlare? Di roba che si è inventata l'M-Team. Cioè l'M-Team certifica che quella è l'IP che è associata a me, che magari avranno... Solo perché qualcuno era entrato nella sua pagina con quell'IP. Quando ci entrano tipo... Se metti il link pubblico, grazie che c'entrano 100-150 persone, che ne sai che è il mio. Sì, infatti. È una roba assurda. Da là in poi, però, nessuno si è più chiesto... Oh, ma quelle accuse che aveva fatto così precise, così pesanti con l'M-Team, che dicevano che Sant'Anico era l'Angella, però non ci sono ritornati più. Ma là dovevano capire che erano stronzi, come l'ho detto io. Cioè, ho detto io là... Se poteva avere il minimo dubbio sull'M-Team, quando hanno cominciato a dire che io fossi Sant'Anico, là non ho avuto proprio nessun dubbio più, che erano degli incompetenti, incapaci. Perché la riprova era stata fatta su di me. Se tu mi accusi, mi dici guarda l'IP il tuo, sei tu Sant'Anico, io vi dico voi non sapete fare una mazza, perché Sant'Anico so di non essere io. Sono abbastanza sicuro di essere me stesso. Ero abbastanza sicuro su quello. E che poi voglio dire, tutte queste prove così, e poi c'è stata anche tutta la storia, vabbè, di Silvia dell'Occhio Creepy, che pure è intervenuta, trascinata, ci ha raccontato perché, e io ringrazio, perché fare quello ritornando ad Iris che ha fatto Silvia non è facile, però Silvia è ritornata e ha dato un grande contributo in questa storia, con grande coraggio, ci ha raccontato tutto quello che è successo. Poi vi rimando a rivedere qualcosa. Io quando ho sentito Silvia che parlava, ho sentito, sai quando avete quella percezione che la persona stia dicendo il vero, no? Nelle cose, che non era una cosa costruita, quelle scuse lo sentite sincere? Decisamente. Sì. Sì, si è notato tantissimo e l'ho vista molto trasparente lei, sinceramente. Anche molto dispiaciuta proprio. Esatto, già prima si era trasportata emotivamente, cioè le cose che ha detto in più erano di trasporto emotivo e di fiducia. Chiaramente si è ricreduta e ne è molto dispiaciuta, ma questo si percepisce davvero, si è percepito davvero tanto. Iris non l'ha fatto. Ed è arrivato un limite, no? Perché poi dopo era facile farlo per Gematria, Iris, no? Avevano una specie di tempo limite. A un certo punto, io quest'estate, ho detto io adesso delle scuse di Iris, Gematria non me ne faccio più nulla, perché adesso è facile. Ci siamo arrivati da soli a smascherare del tutto Mirko Zeppellini, quindi anche se dovessero arrivare delle scuse, di visti che comunque vuoi non vuoi, il mio pensiero è che lei un po' abbia contribuito alla campagna contro di noi, ripeto, già dal titolo e già dall'insinuare alcune cose, anche se non l'ha fatto nettamente, l'influenza di aver descritto Lucio così, Sant'Anico in un certo modo, ha favoreggiato la causa di Bugamelli. Questo è quello che penso io. Ecco qua che poi ritorniamo a Sant'Anico, che il 10 dicembre già ci parla delle truffe di Zeppellini, no? Perché già dice che è pluripregiudicato, truffatore, bla bla bla, già con assoluta certezza, perché già era lei, c'era la storia di John Peschiera, e ovviamente era già noto, all'inizio lì già c'erano, mi pare, i primi video delle Iene, nei primi servizi, no? Sì, che aveva sì.
la cronologia, le cose, quindi siamo in un'epoca in cui bisognava già accendere il campanello d'allarme. Per ora ho finito. Allora, torniamo a vedere che cosa dice Iris di Sant'Anico. Qui però l'FBI non la tagga, tagga altra gente che può andarla a prelevare. Cioè, capito, ha pubblicato 3 tweet, dando in ciascun tweet una definizione diversa, così a seconda di quello che sciocca di più l'FBI e la polizia, è sicuro che la vanno a prendere. Ospite di... Beh, oddio, uno non era per andare a far prendere Francesca questi post, come dice lei. Si vuole che l'andassero a prendere, no, che andassero a prendere, cercava di far prendere Mirko, semmai, e poi sono post fatti in giorni diversi questi. Questi risalgono a quando è partita, questo risale a qualche tempo dopo. Uh-huh. Quindi non è che ha fatto 3 post per fare un'escalation di scandalo. Ha fatto questi 2 post, italiano e inglese, quando lei è partita, per segnalare la questione di Mirko. E qui... per dire, oh, ormai questi 2 lavorano insieme, per me ormai stanno insieme, è un altro paio di maniche questo post qui. Mirko Zeppellini, complice di Mirko Zeppellini, concubina di Mirko Zeppellini. Quindi ci risiamo, ragazzi, non deve avere un senso, deve solo sembrare un casino. Pensate, ragazzi, quanto si può spaventare una persona entrando su Facebook e scoprendo che un profilo senza la faccia, senza il nome, che non hai la minima idea di chi cacchio sia... è che... come quello da cui lei stava andando in America? Sì, infatti. Per dire, chiedo per un amico. Che da anzi, no, quello era un gruppo. Preso di mira, cioè, gli stai sulle balle, sapeva su quale volo ti trovavi e ha voluto farti sapere che lo sapeva. È una cosa che, ragazzi, ghiaccia il sangue. E qui torniamo a spostare la questione su Sant'Anico che minaccia Buga. Sì. Quando non era questo il post che ha fatto. E non è che Sant'Anico si è messa fuori all'aeroporto seguendo Buga, seguendola sull'aereo per sapere che tragitto stava a fa. Fa passare quasi questo. Fa passare appunto Sant'Anico come la stalker di Buga. Qui al Sant'Anico di Buga fregava giusto il fatto che stava andando da Mirko. È proprio la chiave di lettura con cui viene messa giù la cosa che io poi ritengo faziosa. Avrebbero potuto trovare lui, era questa la cosa. Esatto, ma infatti è questo il punto, il fatto che lei dica io non è che voglio creare fazioni, ma comunque la chiave di lettura con cui vengono espressi tutti i concetti è sempre quello nell'ottica che Bugalalla alla fine sia perseguitata e sia incriminata da tutti. Cioè, purtroppo questa cosa non si può negare perché è oggettiva, cioè proprio le modalità con cui sono emesse le cose, è possibile che lo percepiscano tutti. Sì, questo è stato strumentalizzato tantissimo, Gwyn. Questo posto è stato strumentalizzato da Mirko e probabilmente presentato ad Iris in questo modo. Certo, poi adesso ho visto che nella chat... hanno scritto per l'appunto che però Iris, Silvia si è scusata ma ha detto comunque delle cose gravissime, ovvero che Roberta Bruzzone fosse una criminale, Iris non ha mai osato ad insinuare tali cose. Certo, assolutamente, nessuno qua sta dicendo che Iris abbia affermato che si tratti di organizzazioni criminali, però chiaramente quello a cui si riferisce, credo Giovanni, è siccome tu hai trattato delle cose in una chiave di lettura molto molto fraintendibile, sarebbe carino che comunque tu facessi degli aggiornamenti dicendo come stanno le cose. Cioè, questo semplicemente è quello che ho percepito da Giovanni, o sbaglio? Esatto, è così. Anche perché non sarò ripetitivo, ma a noi ci ha chiamato la rete. Sì, infatti, la rete. La rete per me è un'accusa criminale, un'organizzazione, associazione a delinquere volta a perseguitare un'accusa che poteva essere anche denunciabile. Ho sorvolato perché ho capito la leggerezza con la quale ha trattato la cosa. Ecco perché lei si è salvata le denunce. Noi non lascio passare più nessuno, purtroppo, perché mi sono anche un po' scocciato, quindi denuncio. Non l'ho fatto con Iris perché ho capito l'intento, lo voglio capire, però non gliela voglio passare buona tutta, cioè un pochino d'amaro mi è rimasto. Ho capito con quale intento ha fatto i video, è stata leggera, è stata superficiale, per questo si è scampata anche la denuncia. Ma a me che mi chiami rete, volta, non è che mi sa proprio bene, per me è un'accusa. Se io porto lì e dico guardate, questa mi ha chiamato la rete perché insina queste, me la porto in tribunale, lei queste robe potrebbe spiegarle davanti al giudice. Perché ha indicato rete l'Angela? Cosa fa solo l'Angela insieme ad altri? Lei dovrà dire che è una rete che fa qualcosa che proprio legale non è perseguitare una persona, eh? Si chiama stalking, atti persecutori. No,
Quindi, diciamo, qualche scusa poteva darla, sempre perché magari nel video non lo dice, ma mi basta il titolo lì per essere tirato dentro in un'accusa che è grave. E quindi se gliel'ho fatta passare perché ho proprio capito la condizione, sono voluto essere buono a non infierire con tutti gli altri, anche con Gemma stesso che se l'è scampata proprio per il rotto della cuffia, la denuncia, perché ho capito che è uno che puoi descrivere solo con la parola che inizia con C e finisce con One, quello lì, per come si è comportato. E non ho, diciamo, timore nel dirlo, perché uno che si comporta quelle modalità con tanta superbia, che dice, ah, guarda, così bello, mi compro la macchina nuova, una volta fai il culo, vai a lavorare, la macchina nuova te la compri, non te la fai con il mio sangue e la mia reputazione, la macchina, quindi posso definirlo solo così. Ho lasciato passare perché dico veramente è andare ad infierire su soggetti che, diciamo, si descrivono da soli. E non li sto quando si suol dire sparare qui sulla Croce Rossa. Esatto, lì, in quel caso. Quindi le scuse non me le ha fatte, pazienza, però anche se non l'ha detta apertamente, ripeto, quell'aggettivo lì a me non piace. Poi, se qualcuno riesce a starci dentro, lo invidio. Poi c'è chi, come Alice, si scusa solo perché se caga sotto per la denuncia, a trovare le maniche, ancora peggio secondo me, quasi quasi, eh. Probabilmente metterle paura era esattamente lo scopo di questa persona, perché non riesco a immaginare quale altro scopo potessi avere, perché diamo per un attimo per vero, per assodato, che dietro a MyTeam ci sia un truffatore. Il fine di questo tweet comunque qual è? Perché se tu proprio vuoi fare arrestare una persona, chiami le forze dell'ordine, amen, non è che pubblichi su Twitter delle informazioni personali e su Twitter chiami l'FBI, cioè questa non è una denuncia, questa è una sceneggiata. Vuoi farla spaventarla? Nessun'altra motivazione può spingere una persona a fare questa cosa, non certo la sete di giustizia, al massimo la sete di vendetta, ma la giustizia si esercita in ben altri modi. Ecco, il perché abbia pubblicato questo post su Twitter taggando l'FBI lo vorrei chiedere a Santanico, per esempio, perché il motivo di perché far cercare Buga, ok, il perché pubblicare il tweet in questo modo mi suona un po' strano, questo sì. Per far sentire braccato Mirko? Non lo so. Gli dai pure l'assist così. Io non so se ad esempio lui avesse visto, le avesse visto in un certo senso tutti i pregressi e il fatto che non ci fosse un'azione in merito, immaginando i tempi della giustizia e quindi pensando di postare questo Twitter, sperando che andasse per l'appunto virale e si potesse fare qualcosa per fermare il tutto. Domanda, ovviamente, non... Prima della storia di Buca, Santanico la conoscevano giusto le persone che erano intorno a questo genere di casi. Non era un personaggio allora pubblico, questo, Santanico, vabbè, chiaramente capì. È tutto da chiedere. Cioè, mi sa molto di Mirko, casomai so dove sei, so che qualcuno sta venendo da te. Mi sa proprio di brancaggio verso Mirko Zeppellini, questo posto così. E tu così gli dai un assist grosso quanto una casa, uno del genere. Che poi quel profilo lì penso l'abbia creata ad hoc, adesso che noto, perché cioè su Twitter quando c'è la chioccia due imbroglioni, cioè penso che sia qualcosa che abbia creato un attimino seduto a Sante, non è uno degli account soliti che già utilizzava prima, mi sa. Infatti. La cosa che in tutto ciò mi amareggia tantissimo è che questo profilo agli albori attaccava giornalmente Santina Biondo. Perché? Perché accusava, insultava la nuora senza che una sentenza avesse confermato la colpevolezza di quest'ultima. E adesso sta facendo la stessa identica cosa con Bugalalla. Per di più, ragazzi, Bugalalla è in una posizione di debolezza rispetto a lui, perché non si può difendere da questo San Santanico in alcun modo, cioè manco lo può denunciare a questo qui. Cioè lui può scovare informazioni su di lei tanto riservate, perché giustamente di lei su internet c'è tutto, di lei conosce nome, cognome, faccia, pure le sue aspirazioni, tutto. Lei però al contrario non può fare niente. Ha pubblicato lei i dati del volo, perché lui sui social non ha una faccia, non c'è nessuna informazione personale sua, quindi c'è anche uno squilibrio di forza in questo, perché lui può veramente farle tutto ciò che vuole senza dover temere alcuna conseguenza, perché lei non può difendersi contro di lui in
in nessun modo. Comunque a un certo punto Sansantanico, ragazzi, scrive su Facebook a proposito di una nuova live di che Bugalalla deve fare con Santina Biondo da Chicago. Lui scrive: Bugalalla pubblica le ingiurie dei Biondo, infame! Commentano, ragazzi, sempre gli stessi, e in uno dei commenti Sansantanico dà una nuova botta. Comunque questa l'arrestano come il suo amico criminale, e risponde Blu: sarebbe un sogno. Cioè, per me sarebbe un sogno. Tipo... Io comunque un indice di chi sono i colori lo vorrei per riuscire a capire, perché non è che mi ricordo 2 anni fa chi ha scritto cosa, eh. Avere una palafitta per Blu sarebbe un sogno, se arrestassero Bugalalla. Vorrei avere dei sogni così. Forse lunedì poi sono d'accordo con Blu, comunque, per dire, Sì, anch'io. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, lo sentite come si sono aggravati i toni adesso rispetto all'inizio? Cioè, questo, ragazzi, è il classico schema del bullismo. Si procede per gradi e via via l'odio si fa sempre più feroce, autoalimentandosi, perché se poi la vittima reagisce, le sue reazioni non è che vengono interpretate come reazioni, no, vengono interpretate come una buona ragione per odiarla ancora di più. Ecco cosa voglio dire quando vi dico che l'odio genera odio. Insomma, ragazzi, sta di fatto che adesso siamo al punto che se Bugalalla venisse arrestata sarebbe un sogno. E perché, ragazzi? Perché in live fa vedere le nuove prove sul caso Biondo, e per questo è una infame, ed è un bene che l'arrestino, perché divulga queste notizie, ragazzi, notizie che possono fare in modo che qualcuno si faccia su M-Team un'opinione che non è coerente con quella di questa rete, e cioè che M-Team sia una truffa. Un comportamento del tutto normale in un paese in cui ancora vige la libertà di espressione. Solo 2 giorni dopo questa live, ragazzi, il 9 dicembre, Sansantanico posta su Facebook quest'altro post. La storia d'amore tra la diffamatrice bossettiana Bugalalla e il criminale Zeppellini. Io, ragazzi, mi sono persa il passaggio per il quale dovrebbe essere bossettiana. Tra la diffamatrice bossettiana Bunga... Te sei persa un paio di live, allora, Iris, fatto lì. Bugalalla, scusate, avevo saltato la N, è importante. E il criminale Zeppellini è l'evento di fine anno. Vederli a un processo in uno stanzino vetrato di un'aula di tribunale sarà invece l'evento del 2022. Mi occuperò della loro lista nozze, la cassa d'arance, work in progress. Giustamente, ormai, ragazzi, quanto ottimismo che avevamo ai tempi, davvero. Processo del 2022, quanto eravamo ottimisti. L'evento del 2022, magari Sansantanico c'è la mena con Bugalalla, quindi giustamente, per non annoiare, deve dare una svolta alla storia di quest'odio contro di lei, e per dare una svolta alla storia d'amore è sempre un escamotage letterario vincente. In questo caso Sansantanico si è immaginato questa romantica love story un po' alla Bonnie e Clyde tra Bugalalla e Zeppellini. Comunque penso che se canalizzasse la sua fantasia nella scrittura di un libro, il suo contributo all'umanità sarebbe decisamente superiore. Perché diffamatrice? Immagino perché ha parlato di lui. Cioè, fondamentalmente, ragazzi, oltre ad essersi schierata con Santina e a collaborare con M-Team, Bugalalla ha questa nuova colpa di avere fatto sapere a tutti cosa scrive Sansantanico. Vabbè, a questo punto, ragazzi, perché ricordiamo che qui sì, si sono incattiviti i toni, si speravano che Buga fosse arrestata, ma appunto questo lo dice solo dopo Iris. Buga già metteva in pubblica piazza quelli che erano i commenti e ne diceva pure parecchie. Poi aspetta, perché ricordiamoci anche la live dove lei voleva far intendere che Sansantanico poteva essere... poteva sapere qualcosa riguardo la morte di Mario Biondo. È vero, esatto. È vero. Sansantanico è lì che ha iniziato un attimino a giustamente incattivirsi. A una certa addirittura che fosse stata anche Sansantanico ad aver causato la morte proprio. Sì, sì, Mario Biondo, sì, come un possibile omicida. Iniziò a dire queste cose in live, e se non erro, mi pare fosse la live dove sempre Bugalalla faceva la battuta del "a me farebbero il gioco erotico finito male, ma non usate la pashmina come l'hanno usata Tiziana". A regola dovrebbe essere la stessa live dove disse che Sansantanico forse poteva far parte di quello che è successo a Mario Biondo. Quindi è ovvio che le dà della diffamatrice. Se te danno del possibile omicida. Sì, cioè, voglio dire.
scusatemi, poi una cosa, anche siccome a lei comunque piace trattare, ha detto anche determinate vicende in una chiave comunque socio-psicologica, anche qui si è parlato del bullismo, parliamo però comunque adesso, al giorno d'oggi, sarebbe interessante anche parlare della manipolazione di massa e anche su quanto nella manipolazione venga comunque sfruttato di per sé il bullismo o l'odio come temi, perché per quanto, siccome proprio perché il bullismo comunque è un fenomeno sociale grave, è anche giusto utilizzarlo nei contesti appropriati. In questo contesto, chiaramente, quello che è stato cioè il bullismo è stato utilizzato come strumento, è palese, semplicemente per avvicinarsi alla propria versione dei fatti. Chiaramente una persona vista come vittima di bullismo, vittima di persecuzioni, porterà sicuramente le persone a darle più adito rispetto che a una persona invece che non è in quella condizione. Quindi proprio per quanto il bullismo sia un tema delicato, secondo me è anche giusto trattarlo comunque nella maniera appropriata. Ma infatti ci sarebbero tantissimi spunti per fare un altro video. Certo. Non appunto sulle, cioè se non si vuole proprio andare a riguardare il tutto, ma proprio per i temi sociopsicologici che sono venuti fuori poi alla luce dei fatti. Sì, ma anche perché il fatto di, cioè in generale nella manipolazione vedi un sacco di persone accusare gli altri di bullismo, oltre che in questo caso che vediamo letteralmente accusati tutti di ciò che si perpetra nel caso di M-Team, proprio loro sono l'esempio lampante, però è una dinamica che si vede spesso, quella di farsi passare da vittime quando non lo si è. D'accordissimo. Ragazzi, per la prima volta il profilo Twitter di Sansantanico viene segnalato e il motivo è che aveva impostato come immagine del profilo la faccia di Bugalalla. E capite bene, ragazzi, che questo potrebbe quasi quasi sembrare un tentativo zoppicante di sostituzione di persona. Dunque Sansantanico è costretto a rivedere il suo profilo Twitter ed è così che cambia immagine e la sostituisce con questa qui, sempre quella che le Iene hanno associato a questo Mirko. Che carina sta foto. Tuttavia, ragazzi, il suo nuovo nickname sarà Chiocciola Bugalalla con due A. Adesso ha cambiato di nuovo nickname e si chiama Chiocciola i due imbroglioni. E naturalmente si riferisce alla coppia di Bugalalla e Mirko Zeppellini, che per lui, ragazzi, ormai fanno coppia fissa di truffatori. Seguono altri post contro di lei e il 13 dicembre Bugalalla, ragazzi, finalmente dà a questa gente nuova carne da mettere sul fuoco, pubblicando su Instagram questo post. Fate ben attenzione. Ciao, a questo Furri. Post, perché ritornerà nel prossimo capitolo. Indovinate quando? Quando parleremo della live di Roberta Bruzzone, perché Roberta Bruzzone userà questo post per dimostrare che la vera diffamatrice, la vera attuatrice di una macchina del fango, ma ai suoi danni, è proprio Bugalalla. Infatti da questo post, ragazzi, pare che Bugalalla abbia appunto deciso di restare a Chicago, tipo di trasferirsi a Chicago per un tempo abbastanza lungo, dal momento che dice stanno per raggiungerla i suoi gattini, quindi diciamo un bel viaggetto da affrontare per i gatti, quindi si presume che un po'... Ma come? Non era rimasta perché ha paura di tornare in Italia? Sì, infatti. Ma se voleva trasferire? Ma va là, che strana la vita. Che poi all'inizio disse che ci andava per solo due settimane. Si all'inizio da era due giusto settimane. Una capatina, capì? Sì, esatto, all'inizio era una cosa proprio così, due settimanelle, poi il trasloco, poi non torno più perché ho paura. Boh, scegliete voi la versione che più vi piace a questo punto. Scusate, sono distratto da Furri in questo momento. Poi sono scaduti i termini per un rientro legale con tutte le conseguenze che l'aspettano, e quindi magari dopo non potrà più rimettere piedi in America perché il visto turistico dura solo un certo tot. Non puoi sforare, dopo torni in Italia, dopo là in America non ci torni più, No, ma aspetta, ma sbaglierò, lei lavora per Twitch, cioè lei lavora per Twitch, quindi lei può stare lì tutto il tempo che vuole, ricordiamoci anche questo. C'è stata una strana concomitanza in quel periodo, più o meno tra la fine del visto turistico e l'inizio di oh mio Dio mi stanno perseguitando, non posso più tornare a casa. Si sono un attimo sovrapposte le date, più o meno, era più o meno lo stesso periodo. I gattini casuale, soli... casuale la cosa. Non si sa, Mark, dove sono finiti questi gattini. Boh, i gattini speriamo. Stanno bene, lasciate stare, lo so io.
Ok, questo post. Mi mancano non posso dire come, ma stanno bene. In USA, molti mi state chiedendo: cosa ci fai a Chicago? Sto lavorando con M-Team. Per ora mi occupo dello studio e divulgazione dei casi seguiti da loro. È un'emozione incredibile poter lavorare sul campo e toccare con mano ciò di cui ho sempre solo parlato. Mi sto dando da fare. C'è tanto tanto lavoro, ma non sono mai stata più felice. I miei gattini presto mi raggiungeranno, non temete, li rivedremo ovviamente. Ora sono tra le calde cure di Anna, questa tizia. Ringrazio ognuno di voi se sto realizzando i miei sogni. Senza il vostro sostegno non sarei mai arrivata dove sono. Tanto amore giallo a tutti voi. Il 10 dicembre M-Team, ragazzi, pubblica questo post dimostrando che il profilo di San Santanico è stato bloccato. San Santanico, ragazzi, ricondivide questo post di M-Team e lo commenta in questo modo: sono talmente fasulli e criminali che invece di occuparsi seriamente delle loro vittime segnalano me, convinti che Twitter gli dia in un paio di... Che poi, no, sarà la mia memoria che ormai fa cilecca dopo, cioè ormai sono abbastanza anziano, questo meno 7, meno 5, meno 4 che loro mettevano ad ogni post e poi all'improvviso non è successo niente. All'improvviso è sparito il conto alla rovescia, non è successo più nulla. Ma sono io che mi sono perso qualche passaggio lì o è semplicemente andato nel dimenticatoio, era il capodanno, no, non lo so. Perché ogni posto mettevano meno 5, meno 4, meno 3. Poi da nulla scompare il meno. Erano i neuroni che calavano. Devo andare a vedere qual è il giorno X per capire se posso ricollegare qualche evento, perché non me lo ricordo questo fatto. No, ma io me lo sono ricontrollata la roba, perché per fare le puntate, quelle che sto facendo il lunedì di ricostruzione, mi sto basando appunto sui post di M-Team dell'epoca per andare a fare tutta la ricostruzione. Mi imbatto ogni tanto in questi posti con meno 5 giorni, meno 3 giorni, grande rivelazione tra meno 2 giorni, poi sparisce. Uffa. Per creare hype. Sono rimasto confuso. Sì. Un po' un coito interrotto questo... Conto alla rovescia, non lo so. Sonia dice che erano i neuroni che Mirko Zeppellini, parlando. Un pregiudicato per truffa e riciclaggio di denaro, ha ora l'appoggio di Francesca Bugamelli, segnalata alle autorità americane e non solo. Non solo. Che suspense. La cosa che mi fa davvero impressione è il branco che lo appoggia, credendo alle sue minacce stratosferiche. Qui, ragazzi, potete ammirare un fascinoso esemplare di bue che dice cornuto all'asino. Cioè, tu, fino a prova contraria, stabilita da un tribunale, comunque racconti esattamente quanto M-Team. Non hai alla mano prove più attendibili di quelle che c'hanno loro. Anzi, facciamo così, lasciamo stare la presunzione di innocenza. Facciamo che io credo nel valore della presunzione di colpevolezza, quindi per quanto mi riguarda siete tutti minchiatari fino a prova contraria. Andiamo avanti. Insomma, San Santanico continua a usare... Lecito, posso dire lecito, tutti minchiatari fino a prova contraria. A quei tempi ci stava. Profilo Facebook come un'aula di tribunale in cui l'imputata è Bugalalla, e nello specifico il 14 dicembre succede di nuovo qualcosa di agghiacciante. Il 14 dicembre 2021 San Santanico pubblica gli estremi del visto turistico usato negli Stati Uniti in quel momento da Francesca Bugamelli e scrive ciò: lavorare in USA con il visto turistico è reato. Home control number, insomma, ci mette praticamente appunto i dati di questo visto e conclude dicendo: fatto, tipo Giovanni Mucciaccia. Allora c'è molto da dire anche qui, ragazzi. San Santanico sta andando alla spasmodica ricerca di cose che possono far passare Bugalalla per criminale. Passa le sue giornate indagando. Quando parlavo di macchina del fango mi riferivo anche a cose come questa, perché se l'argomento di discussione è che lei collabori con un truffatore, che cosa c'entra il suo visto turistico e il fatto che lavori legalmente con un visto turistico? Continuiamo a non rimanere nel punto, quindi la si vuole semplicemente infangare da ogni punto di vista. Secondo me si cerca di minare la sua reputazione così da toglierle credibilità a priori e far sì che tutto ciò che lei dica non abbia più alcun valore, perché appunto non è più una persona credibile, non è più una persona rispettabile. Ma non sta chiave di lettura di Iris non la vedo molto sbagliata a quei tempi. Diede la stessa impressione anche a me. Era lo stesso che faceva anche Buga con l'Abruzzone. Esatto, era poi fatto anche dall'altra parte uguale, quindi lascia un po' il tempo che trova la cosa.
non è assolutamente un bel modo di affrontare uno scontro, un dibattito, non è un modo per criticare le azioni di una persona questa. Io ora voglio fare una pausa per dirvi perché secondo me, nel caso in cui non si fosse capito abbastanza, questa ossessione per Bugalalla non ha veramente alcun senso. Prendiamo in considerazione tutto il... Mi prendo un secondo di pausa solamente per fare una piccola considerazione. Finora noi abbiamo visto tutte le prove secondo cui Santanico e la rete, così come chiama lei, ce l'avrebbe con Buga. Però sorvola totalmente su tutto quello che poi dall'altra parte Buga andava a dire. Tutta la carne che è andata a mettere a cuocere Buga su questa situazione. Sì, le accuse di Santanico è un assassino, le accuse di Santanico è questo, Santanico è quell'altro. Tutto questo lo sorvola totalmente. È su questo che poi si dice sembra di parte il video, per quanto lei prova a non esserlo. Capite? Assolutamente. Allora, c'è anche un altro motivo, se posso un attimo, dica. Per la quale dà l'impressione di essere di parte. In quel periodo lì, quando lei Iris annunciò che avrebbe fatto questi video, io comunque con lei per email mi ci sono sentita. E io non lo so, nel senso, Iris, per chi la segue, si sa che è una... sempre molto che cerca di non cioè di dire tutto quello che sa, però alcune informazioni che comunque le passai, lei disse che comunque non le avrebbe messe nel video perché ormai il video era fatto, era pronto, quando comunque vedo che spesso lei fa anche la clip dell'Iris dal futuro, quindi secondo me non lo so, vedendo chi c'è dall'altra parte, forse lei magari sentiva quasi, non so, intimorita, non lo so, cioè, non so, viaggi che mi faccio io, magari aveva davvero ansia a far vedere che anche dall'altra parte c'era qualcosa di giusto, perché mi ricordo che ci scambiamo varie mail, e per email... nel senso era quando vidi il video, questo forse il terzo, ci rimasi anche male perché comunque dissi boh, per email sembrava tutta un'altra cosa, tutta un'altra narrativa, e poi nel video invece sono state dette certe cose, secondo me magari un po' come successe con Silvia, che se vi ricordate, no, Silvia disse che comunque lui la tartassava, lei doveva dire solo quello che voleva lui, perché sennò appunto andava lì, non la faceva neanche respirare. E quindi dico, magari forse è successo anche con Iris così, non lo so, sono solo pensieri miei, congetture. Però sì, anche dirlo a me... cambierebbe di parecchio la lettura del video. Capì? Sì. Ora, non ricordo ma cosa ci si disse, erano state varie mail... perché io tra l'altro ero tra una di quelle persone preoccupate che lei potesse essere messa in mezzo a questa storia. Però poi appunto è andata come è andata, e disse guarda ormai non ho più tempo di mettere queste informazioni. Non ricordo di preciso cosa fossero, ma ricordo che era stata super dettagliata, prima è successo questo, poi è successo quest'altro, ma tante cose comunque vennero ignorate e non le mise nel video. E quindi sì, anche a me, sapendo queste cose, l'impressione che non fosse del tutto trasparente me l'aveva data anche per questo. E ci rimasi male perché comunque io ieri l'avevo sempre seguita e tutto quanto. Niente, l'altra volta non lo dissi, ho detto stasera è giusto che dica che comunque c'è un qualcosa che non si sa. Un pregresso, sì. No, ma infatti hai fatto bene a dirlo. Importante. Dà un'idea ancora più chiara, insomma. Se ci sarà un processo per giudicare se M-Team sia innocente o colpevole e chi ci sia dietro di lui, avremo
ho uno scenario A o uno scenario B. Lo scenario A è che Santanico e compagnia abbiano tutti ragione e My Team è una truffa. In questo scenario, ragazzi, Bugalalla firmando un... Un secondo, prima di passare a questa parte, ci chiedono dalla chat, di chiedere a te, Giovanni, se Zeppi ha mai fatto il venditore per reti di vendita tipo assicurazioni e simili. A me pare una strategia di vendita che usano certi tipi di reti piramidali. No, non risulta, diciamo, nel curriculum, ma meno con uno dei nomi a noi conosciuti. Quindi questa delle assicurazioni manca. Si era occupato di vini, quindi diciamo compagnie tipo Enoteca, distribuzione di vini, altri tipi di truffe, anche delle Ollus, e almeno questo è arrivato. Poi se abbia lavorato con una compagnia di assicurazioni non lo sappiamo, non lo so. Il curriculum conosciuto fino ad ora è quello che vi ho detto pure io lunedì, raga. Poi se c'è altro sotto... Perché, raga, secondo me Mirko non ha avuto mai bisogno di lavorare, nel senso che nella vita si è beccato un paio di truffe di quelle che gli hanno fatto mettere sui cash e basta, e ne saltava da uno all'altro. Beh, oddio, sappiamo con la sua vita milioni... dai 30 anni in poi, più o meno, quindi... Ma con quei milioni di dollari, se le truffe che ha fatto sono quelle lì, ci cambi. Cioè, noi pensiamo... Io dico, prima dei 30 anni magari ha avuto scuola in queste cose. Avrà osservato, avrà fatto... però va messo in atto, quindi non è che abbia avuto... Adesso comunque se voi vedete una sorta di comunque potenziale economico loro ce l'hanno, cioè sì. Il potenziale economico c'è, cioè, anche il solo, se vi ricordate gli studi di Bugamelli all'epoca, no? Quando iniziò con tutto quello scenario, lì non erano male quegli schermi, quelle cose lì, non è che li fai con due spicce, detto tra di noi, quindi un po' di movimento c'è, cioè, ma anche... È attrezzato bene. Io non penso che poi i video loro li facciano tutti da soli, penso che ci sia qualcuno che comunque li aiuta nel montaggio, nel fare, nel dire, cioè magari loro, lui scrive il copione, ma il montaggio, le altre cose se ne hanno, altre persone che li aiutano, utilizzano gli strumenti, magari li comprano, quindi un po' di potere economico secondo me ce l'hanno, anche per fare questi spostamenti così, anche per dire vabbè ma perdiamoceli, smazziamoceli, sino a 90.000 euro, che ce ne frega, basta che non ce ne andiamo da qui. Mi sembra una scelta presa molto a cuore leggero, no? Quella che è la percezione. Quindi secondo me il curriculum di Zeppellini vanta tantissime cose, ma al di fuori di un lavoro legale, che poi non so come possa attuare, no? Visto che adesso è tutto ibrido, no? Quello che lo circonda. Non sappiamo effettivamente manco lui come sta là. Dove sta, che cosa abbia fatto. Pure questa storia di questa donna che l'ha accompagnato fino a un certo punto e poi è scomparsa, sta Olivia, no? Grini. Ci sono delle cose che non tornano anche nel vissuto familiare, no? Di Zeppellini. Quindi. Sì, tipo l'altra volta mi chiedevano della moglie e figlia di Zeppellini, di cui si è parlato ogni tanto. È tutto un po' evanescente, certo. A questo mi riferivo, no? Che fine hanno fatto questi qui, queste qui, boh, persone, i parenti quelli in Italia abbiamo visto che è stato riconosciuto, è stato confermato che poi tra l'altro, no, ritorniamo lì al punto di partenza, cioè è proprio il papà, no, che lo riconosce, dice sì, questo è lui, quindi di che stavamo a parlare all'epoca che non ci credevano. Però c'è una luna di mistero anche, cioè tu non è che puoi fare prole, poi scappi, scompari, mostri con... tutto strano, perciò dico la sua vita è basata solo sulla menzogna e sulla truffa. Poi probabilmente lo capiremo di più con la serie Netflix che uscirà prima o poi su di lui, perché tanto prima o poi uscirà sta serie Netflix, io me lo sento. Lo zio è finito in una denuncia, dice Mark, lo zio di Zeppi. Sì. Ci abbiamo anche i parenti referenziati all'interno dell'Abruzzo in Co, ormai si arricchisce ogni giorno l'Abruzzo in Co. Probabilmente raggirare, esattamente come ha fatto l'avvocato Bernardini De Pace quando ha firmato il contratto per lavorare con loro, solo che a loro a quei tempi, siccome non era stato messo in piedi questo processo mediatico e non era uscito nessun servizio scandalistico, allora nessuno le ha perseguitate creando profili falsi e dando loro delle imbroglione, così come nessuno ha perseguitato Enzo Iacchetti ai tempi in cui si è fatto raggirare da un presunto regista. Cioè, non ha senso prendersela con chi...
si mette a lavorare per un truffatore, perché è chiaro che plausibilmente potrebbe essere manipolato e raggirato da quel truffatore. Cioè è molto più probabile che le persone che cominciano a lavorare con un truffatore ne siano vittime, raggirate, manipolate, perché è veramente poco probabile che un truffatore venga da te e ti dica: allora, sono un truffatore, ho messo in piedi questa truffa, vuoi diventare mio complice? No, ti manipola, ti raggira, ti convince che invece sta facendo qualcosa di buono e di grande. La stessa Roberta Bruzzone, ragazzi, in una sua live in cui tra l'altro parla di questo caso di Mirko Zeppellini, spiega che il quadro psicologico di questa persona è incompatibile con il lavoro in team, cioè non può lavorare in un team. Come fa uno così disturbato a lavorare in un team? Ragazzi, non giochiamo. Ok, quindi è solo. Lei dice questo per dire: l'M-Team non può essere un team, è una persona sola, non lavora con altri avvocati, non sono tanti studi legali, c'è soltanto una persona. E lei dice che questa persona sia Mirko Zeppellini. Ora, se è vero che questa persona non può lavorare in un team, allora le persone che lavorano per lui sono manipolate, non sono complici. Non so se mi spiego. Per tutti questi motivi c'è una possibilità molto molto grande che, se lo scenario descritto dal Servizio delle Iene, sostenuto da San Santanico e tutta la rete, sia vero, allora Francesca Bugamelli sia la vittima di un truffatore. Indi per cui accanirsi su di lei postando materiale che la fa sentire umiliata, derisa, schernita, spaventata, è pericoloso, perché dà come unico risultato di avvicinarla ulteriormente ad un potenziale carnefice. Perché mentre chi va contro M-Team aggredisce Bugalalla, la umilia su internet, la isola, la fa sentire sola, la fa sentire male, lui probabilmente, la persona che c'è dietro M-Team, questo grande truffatore, probabilmente le offre tutela, le offre protezione e usa questo atteggiamento per dimostrare che lui sia dalla parte della ragione. E quindi, ragazzi, questo atteggiamento è già sbagliato proprio a priori per questo motivo. In questo caso, che cosa bisognerebbe fare, secondo me? Allora, secondo me la cosa migliore da fare in questo caso, intanto, è andarsi a fare uno shampoo. Nel caso in cui si sospetti che ci siano delle dinamiche losche dietro M-Team e si pensa che Bugalalla possa essere coinvolta, secondo me l'unica cosa giusta da fare in questo caso, prima che la giustizia faccia il suo corso, perché poi alla fine, ragazzi, ci dobbiamo fidare delle istituzioni, tutt'al più si può scrivere in privato a Bugalalla e dirle: ah, guarda, stai attenta, perché c'è questa situazione, c'è quest'altra cosa che mi fa sospettare, Mila, più o meno quante persone l'hanno fatto prima di arrivare a questo punto? Innumerevoli. Ho perso il conto ormai. Sì, non so neanche come rispondere, guarda, perché cioè, ho perso veramente il conto. Io credo, ricordo che più o meno anche chi ci sta seguendo ora, almeno il buono 70% hanno provato a farla una cosa del genere. Certo. Certo. Quindi pensar male. Se dovessi avere dei sospetti, se le cose non ti dovessero tornare, non preoccuparti di doverci dare delle spiegazioni, fuggi più lontano che puoi, staccati da questa cosa, io mi ricordo, scusatemi, io mi ricordo quando c'era quella live dell'Abruzzone, no? Quella lì di cui parlava prima Iris, Santanico scrisse proprio: Bugalalla, se hai bisogno di aiuto scrivimi, qualcosa del genere. Anche la stessa Bruzzone lo disse. E lo sai cos'è successo? Che hanno screennato il commento di Santanico, l'hanno messo nel gruppo Telegram della Bugamelli e l'hanno anche sfottuta dicendo: ah, com'è gentile e premurosa Santanico e si preoccupa per Francesca. Allora è una persona che deve fare, e prova a dire: se hai bisogno di aiuto contattami, e non va bene perché fa la finta buona. Glielo prova a dire con le cattive: non va bene perché è bullismo, è stalking, è minacce e volete rapirla. Allora decidetevi cos'è che una persona deve fare e vediamo un po'. Cioè,
A maggior ragione è proprio anche perché i gruppi, se non per questo, si chiama Fermiamo i truffatori M-Team, nel senso appunto. Che cosa deve fare una persona a questo punto? È ovvio che cerca di divulgare con qualsiasi mezzo possibile il fatto che queste due persone stanno continuando a compiere reati. Cioè, cosa devono fare le persone? Non dire niente, scrivere in chat, ciao, per favore, puoi smettere di essere associata ad un truffatore? Cioè, vado avanti ad infinito così? Cioè, non lo so. Scusami, perché se scrivo che sono qui, nel caso, sono qui per aiutarti, se vuoi, non va comunque bene, perché comunque tizia viene comunque sfottuta, se lo dice, allora diteci voi che dobbiamo fare qualsiasi cosa, va bene, e allora... No, anche perché se fosse stato tutto in chat, probabilmente sarebbero state minacce, molesti in chat, che era un po' divulgare, perché sono segrete, sono persone associate a chissà quale organizzazione segreta, e quindi non può divulgare il materiale, cioè si sarebbe comunque creata la vicenda in altro modo, ma cosa ci si può aspettare d'altronde? Dopo mesi che una persona ti avvisa, è ovvio che poi pubblica. Cioè, nel senso... Infatti. Manco sul tuo canale, penso sia la cosa più giusta, perché se magari dovessi avere dei sospetti di essere invischiata in una cosa losca, cioè con tutta questa gente che le dà addosso, cioè ormai c'è dentro fino al collo, secondo me lei potrebbe percepire che non ha altra chance che andare avanti, ormai è legale che tutti gli altri si sbagliano, soprattutto perché, a quei tempi. Che fai? Torni indietro dopo che hai portato avanti questa crociata? Le persone sono pronte praticamente a metterti alla gogna per molto meno. Ma mettiamo il caso che Bugalalla invece al contrario sia la complice di questo truffatore, mettiamo che sia lei la truffatrice, l'ha fondato lei M-Team e sta pigliando per i fondelli tutti quanti. Montare video ad arte, scavare nel suo passato, andare alla ricerca di indizi, pubblicare i suoi dati personali taggando l'FBI, andare alla ricerca di cose per schernirla su Facebook, in gruppo, per mesi. Questa, ragazzi, mi pare una forma contemporanea di giustizia privata. In Italia mi risulta essere reato perché le istituzioni non si possono scavalcare e persino i detenuti hanno il diritto a non subire la gogna. Come si suol dire, ragazzi, in un paese civile nessuno tocchi Caino, non ricordo a chi l'ho sentito dire negli ultimi tempi, forse era Nitlon. Solo le istituzioni possono punire, non certo un account fake. E la gogna mediatica mi pare proprio una forma di punizione, cioè un meccanismo punitivo, una specie di vendetta, no? Scenario. E anche qui sorvoliamo totalmente sul fatto della gogna mediatica che invece ha fatto Buga e che continua a fare. Ma sorvoliamo la famosa live dove fece appunto nome e cognome di Giovanni, dicendo pure dove la città dove abita, il nome di quello, il nome di quell'altro, quello va bene. Quello va bene. E soprattutto la gogna mediatica percepita dall'altra parte è in risposta alla gogna mediatica messa in atto. Cioè, quindi capisci, cioè qua c'è un raggiro proprio, perché se una persona mi diffama e dichiara il falso, che cosa pretendi? Che io stia zitto? Appunto. Perché quindi tu cosa fai? Tu stai dicendo chissà che cosa, io sto zitto e non posso dire niente perché sennò ti metto alla gogna mediatica. D'altronde mi sembra che sia chiaro qui che ha messo in atto la truffa al giorno d'oggi, quindi sì, poi la risposta mi sembra più legittima. Gogna mediatica, cioè... i follower di Buga rispetto ai follower di Santanico direi che sono un po' diversi, ecco, quindi gogna mediatica non sussiste proprio, perché se non fosse stata lei a dare così rilevanza a Santanico nessuno l'avrebbe vista sti post, cioè nessuno, al di là dei contatti che ha Santanico, che sono pochi oggettivamente rispetto al seguito che ha Buga. Quindi. E qui si potrebbe ribattere col fatto è però l'Abruzzone ne aveva di più. No raga, perché qua parliamo di una persona, una streamer che ha comunque un seguito di persone affezionate a lei come persona e che quindi si mobilita per starle vicino, rispetto ad una persona come l'Abruzzone che può avere pure il quadruplo delle persone che la segue, può stare pure in televisione, però la seguono per il suo lavoro, stop. Nessuno si è mobilitato se non quei pochi per l'Abruzzone, per difendere l'Abruzzone da quello che stava succedendo, perché ovviamente sono persone semplicemente ammirano il suo lavoro, non sono follower. E proprio per questo motivo io comunque mi metto nei panni di Giovanni, io mi metto nei panni di tutte le persone che
e tutto ciò lo fanno di professione, cioè nel senso sentirsi comunque in una situazione del genere dove viene trattata la vicenda, una vicenda delicata di questo tipo, e poi sentir dire da parte di una streamer, non è che se poi succede qualcosa e devo essere messa in mezzo, me ne sciacquo le mani, è comunque una forma di perculata della professione, cioè la percepirei molto male. Per questo poi è incoerente e fa paradossalmente ridere sentire parlare di gogna mediatica dall'altra parte. Esatto. Ma vediamo questo scenario B ipotizzato da Iris. Si può verificare pure lo scenario in cui Santanico e compagnia hanno torto. La trasmissione Le Iene ha montato un complotto di sana pianta in cui c'è poco di vero e tanto di mistificato, così come ha fatto anche in altri casi in passato. In questo scenario Santanico sta diffamando un sacco di persone che lavorano, quindi avvocati, periti, consulenti, per non parlare di Francesca Bugamelli, che si fa il mazzo per sopravvivere in un mondo in cui i giovani sono marginalizzati dal mondo del lavoro e lei si è creata da sola il lavoro con una trasmissione su Twitch anche molto difficile da gestire, facendo tutto da sola, dalla scrittura dei testi fino alla regia, riuscendo alla fine ad agganciarsi ad un'associazione, un marchio che comprende tanti studi legali, tanto famoso, di cui si discute pure in televisione. In questo caso, se fosse vero questo scenario, questo comportamento di boicottaggio, ripeto, sbagliato a prescindere, perché la giustizia privata non è un'opzione, sarebbe pure una crudeltà gratuita. Cioè, in questo scenario, ragazzi, Santanico e compagnia sarebbero non solo dei diffamatori, ma la più grande sfortuna in cui una persona onesta che si fa il mazzo ogni giorno si possa imbattere nella sua vita, perché come dice Roberta Bruzzone nel suo libro, la rete non dimentica, il web non dimentica, rimarranno questi montaggi denigratori contro Bugalalla, rimarranno i sospetti che si sono fomentati in questo periodo, che questo branco le rimarranno le accuse contro Bugalalla. Ci ha fatto in questo esatto, video che adesso esatto. Sentendolo poi uno non deve chiedere le scuse, cioè mi sta riempendo di merda chiamando Santanico con gli altri, tutto a posto, capito? Cioè, rimarranno quelle lì per Buga, capito? Quelle lì per Buga, quelle lì che ha fatto a tutte noi Buga, no, quelle lì che ha fatto Iris in questi video, questi qui non rimangono, no, no, rimangono quelli lì dei quattro che ascoltavano ai tempi l'Abruzzone, non quelli lì dei 70.000 che dimentica, vanno dimentica, web dimentica lì. Sì, sì, web lì dimentica. Infatti hanno dimenticato tutti i 70.000 persone che hanno sentito dire Buga, con tanto della mia faccia, che n'ero nessuno ai tempi, che le volevo buttare l'acido in faccia. Hanno tutti quanti dimenticato, Non sono stato per mesi a sentire gente sotto che mi voleva morto. No! Dimenticano tutti quello, Si ricordano solamente l'accusa a Buga. A morir di. E poi anche qui, come sempre, viene sempre... l'ho detto sempre due volte, riproposto l'aggancio emotivo, cioè nel senso anche il tirare in ballo il fatto del i giovani sono emarginati dal mondo del lavoro, a parte il fatto che tutto ciò va comunque contestualizzato, però comunque rimane il fatto che non è che c'è solamente Bugalalla a fare la streamer, cioè nel senso si è tirata fuori una trasmissione, si è tirata su lei in un mondo dove i giovani vengono emarginati. E beh, parliamo allora del fatto che ci sono dei professionisti che si sono sentiti accusati dopo che si sono fatti tutta la gavetta per sto tempo. Bravo. Prima di arrivare a farlo di professione a questo punto. Poi ricordiamo sempre senso... tutto, cioè ricordiamo sempre la base, nessuna data né da Bugalalla né da chiunque di noi a dire tu adesso vai su Twitch e fai questa trasmissione. Sì, infatti. È stata una sua scelta farlo. È stata una sua scelta dire determinate cose nella sua trasmissione. È stata una sua scelta legarsi inizialmente ad M-Team. Poi che dopo puoi metterci tutte le possibili manipolazioni che vuoi, ok. Ma al principio è stata una sua scelta quella. Vuoi o no? Nessuno l'ha costretta ad associarsi ad M-Team all'inizio. E lei i video delle Iene li aveva visti? Perché l'ha visti con me. Io lo so che lei li ha visti. Che poi, diciamo, di tutta risposta agli altri canali, tipo quello che è nato con noi l'Abruzzone, no? Che siamo venuti per Furia e Monica, è nato perché ci è stato chiesto anche di spiegare qualcosa, no? In merito a quello, ma perché state zitti, non spiegate così? Ed è nato poi, diciamo, il tutto. Abbiamo preferito anche, ovviamente, parlare di altro, perché non mi sembrava il caso parlare sempre solo di quello, perché abbiamo raccontato quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a fare,
e quindi poi è nata tutta la serie di avventure di viaggio nel movente, Crying Doors e quant'altro. Però inizialmente noi non avevamo quello come obiettivo, ci siamo difesi, perché come fai a dire la tua contro chi magari ha un canale, posta dei video, perché non è che è stato molto piacevole trovarsi lì nello Bruzzones Gate con tutte quelle accuse fatte con la tua foto, il nome, il cognome, dove abiti, e c'è gente anche che scrive cose che ho dovuto poi acquisire, cioè, abita nella mia città quello lì. Sì, io che ne so, sta gente come viene caricata a molla, che ne so, che non mi trovo un pazzo di questi qui, perché poi chi continua a seguirli, secondo me, dopo un anno e mezzo e passa, è un soggetto altamente manipolabile, e per caricare a molla intendo anche armargli la mano. Sì, sì. Io me lo ricordo, so che cosa avviene. Il tuo nome. Me lo ricordo proprio bene il tuo nome, che lo nominava tante volte. Cioè, era proprio nome e cognome sempre, e anche, vabbè, quello di Lusso, mi ricordo bene, che faceva. Erano questi tre nomi, quattro, Monica, Giovanni, l'Abruzzone e Lusso, se la va sempre in bocca. Frecciatine, anche quando parlava di altre cose, quindi non è che ha subito bullismo dal niente, cioè, assolutamente. Per me un dettaglio abbastanza inquietante che... come al solito pochissimi saranno posti la domanda, è il teschio che ha deciso di chiamare Giovanni. Ah, quello mi sa che è per Corona. Ah, no, all'inizio no, all'inizio no, perché non c'era ancora questo. Voi vi riferite all'ultimo? Ah, sì? Quello là degli ultimi mesi sicuramente era quello lì, ma già all'epoca faceva le battutine sullo scheletro che aveva il mio nome, no? Già nei tempi dell'Obruzzone Sgate, prima del codice rosso. È vero. Già di, se ne vado a vedere qualche live, lo scheletro aveva il mio nome, non so se è una casualità, però qualcuno diceva che era in riferimento a un, non mi ricordo, c'è un personaggio che si chiama Johnny, qualcosa del genere, in qualche serie di roba del genere. Se una cosa del genere l'avessimo fatta noi con un teschio di nome Francesca, santi, ne avrebbero 8 detto. Video e 15 denunce minimo, capì? A gennaio del 2002, dice Marco, c'era stata una sola live, a dicembre 2021, da parte della dottoressa Bruzzone. Altri video erano solo fatti dall'avvocato Catania. Il contrasto ad M-Team è stato fatto solo a mezzo Facebook. Cioè, è da poco, diciamo, che stanno usando altri canali, stiamo usando altri canali. Avrebbero detto che, sì, infatti, avrebbero detto che era una minaccia, assolutamente. La sua morte, praticamente, certo. Cadavere, il teschio rimasto. Che volevamo, sì, tutti, che lei si suicidasse e tutto il resto delle cose. Si può essere anche John Doe nel senso di cadavere senza nome, può essere tante cose. Se non sbaglio era proprio quello, La questione John Doe, i cadaveri trovati che non si riesce a capire l'identità, in America vengono chiamati John Doe. Però. Se non sbaglio era una roba del genere, anche con la risatina, le battutine, qualcuno mi ha detto che c'è. No, perché vi parlo di tempo fa. Sì, non so, abbiamo visto. Comunque qua parliamo di scenari, no? Io voglio mettere in scena lo scenario C che la cara Iris non ha considerato. Bugalalla, personaggio pubblico con tante persone, alcune senza niente da perdere, che la seguono. Da 2 anni lei sta lì a dire: mi voglio suicidare per colpa di queste persone. Io vivo male per colpa di queste persone, non posso tornare in Italia perché la giustizia è lenta e loro sono in libertà. Ora, a me, a Milla, a Giovanni e a tutti quelli coinvolti, chi è che ci dà l'assicurazione che qualcuno di questi, pur di liberare la principessa in difesa che tanto vuole dipingersi, non ci venga a fare del male? Io ve la faccio spesso sta domanda, A noi nessuno ci dà questa assicurazione, raga. Già. Né è facile stare per 2 anni con sta prescia addosso. Abbiamo scoperto anche che cos'è la prescia. Esatto. Prescia, tra l'altro, termine che ho acquisito da lei ai tempi, quindi. Come lei poi ha acquisito Duopo, io ho acquisito prescia. Assolutamente. Sì, infatti, no, mi immagino il caso crime su qualcuno che sparisce. Anzi, sospetto. In ogni caso, se posso dire l'ultima cosa, giusto per rimanere in tema di minacce, ricordiamoci le newsletter, 20 e 30 newsletter che mi sono arrivate sui cimiteri.
Un giorno poi magari ve lo faccio vedere. Perché magari qualcuno potrebbe dire, dai, questa è una cazzata palese. Ma no, c'ho almeno 20-30 newsletter non richieste da me su cimiteri, armi, tutte cose molto carine e non inquietanti per niente. Sì, infatti. Come le foto delle posizioni, di dove ci si trova, sei vicino casa, che comunque, per carità, adesso stiamo parlando di personaggi un po' trasversali, però comunque, difatti, sempre poi si è scoperto essere legati a... Cioè, sì, queste cose dove le mettiamo, allora? Appunto. Ripeto, abbiamo tutti il diritto umano alla presunzione di innocenza, siamo tutti innocenti fino a prova contraria e nessuno ha il diritto di aggredire le persone in questa maniera, di dipingerle come criminali, avendo alla mano soltanto dei sospetti e nessuna sentenza. Dopo questo pippone, ragazzi, mi ricompongo, perché purtroppo ancora il peggio nei confronti di Bugalalla deve arrivare, quindi è meglio che mi do una calmata. Vabbè, anche qui, ragazzi, commentano i soliti gregari. C'è anche Roberta Bruzzone che scrive ai ai ai, tante facce che ridono, è Blu che dice e qui è caduta la buga. Non contento, ragazzi, Sant'Antani mette come immagine di copertina questa cosa che lui descrive come il modulo di denuncia per chi lavora senza alcun permesso in USA. Luz, Cis e Us, Sinten, and Immigration Service è un'agenzia del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti che amministra il sistema di naturalizzazione e immigrazione del paese. Io, ragazzi, a differenza sua, non me ne intendo. Vi riporto solo quello che dice Sant'Antanico, che a questo punto deve necessariamente essere un esperto del settore, perché queste non mi sembrano cose che mastica chiunque. Cioè, per me, questo Dipartimento della Sicurezza Interna, Naturalizzazione, Immigrazione, cioè, per me poteva benissimo essere uno dei tanti bizzarri uffici del Ministero della Magia di Hogwarts, per dire. In ogni caso, ragazzi, io ancora una volta non capisco. Ero proprio curioso di vedere questione... Bugalalla scrivendo. E la se questione... qualcuno avesse dei dubbi, suggerisco la visione della proprio seguente raccolta del meglio di... già me è quasi mezzanotte. Che è stata ovviamente acquisita, non si sa mai. Ma per fare che cosa? PS, questo video l'ha pubblicato la Bugamelli così com'è, nudo e crudo. No, oddio, questo video non l'ha mai pubblicato la Bugamelli, devo dire. Pare che il montaggio, ragazzi, non sia opera sua. Perché? Perché lo sa che altrimenti sarebbe... una cosa brutta. Comunque a questo punto, ragazzi, Bugalalla condivide su Facebook. Era semplicemente le migliori clip che faceva Buga ai tempi, di commenti di Roberta Bruzzone, con i quali la criminologa ha partecipato alle risatine sul caso di Giulia Di Sabatino quando si paragonava il suo presunto assassino a Goldrake e scrive... signore e signori, vi presento Roberta Bruzzone. Questo post sostanzialmente... parla appunto del fatto di come e perché Roberta Bruzzone sia poco professionale nei confronti delle famiglie delle vittime quando diventano suoi ex clienti, un argomento che, ragazzi, abbiamo già trattato nel capitolo numero 1. Allora, secondo me, ragazzi, a questo punto bisogna fare un attimino di chiarezza, perché a Cesare quel che è di Cesare. Secondo me, ragazzi, le colpe di Roberta Bruzzone e Sant'Antanico non sono le stesse. Nel senso, Roberta Bruzzone commenta, insomma, ride insieme a lui e agli altri, però è lui che per lo più fomenta l'odio degli altri postando ogni giorno nuovo materiale su Bugalalla. Come avrete notato, le due figure, quelle di Roberta Bruzzone e quella di Sant'Antanico, spesso vengono equiparate, come se fossero in due, come se Roberta Bruzzone fosse anche lei una capuzzella di questo branco in modo pari a Sant'Antanico. Allora, non è esattamente così, è giusto anche dare la giusta dimensione alle colpe. Addirittura, ragazzi, la stessa Bugalalla spesso e volentieri nelle sue live accusa Roberta Bruzzone di esserci lei dietro l'account di Sant'Antanico, cioè che praticamente Sant'Antanico sia la criminologa che utilizza e gestisce questo profilo fake mirato a demolire M-Team, nonché lei. Ecco, io penso che dire queste cose in live prima che ci sia stata una sentenza è altrettanto sbagliato, sempre in virtù della presunzione di... A un'ora e 40 le è venuta in mente di dirlo, A un'ora e 40 le è venuta in mente. Sì, infatti. Cioè, dopo che fai il video con il...
Esatto. Dopo tutti questi video di ipotesi, eccetera, e affermazioni di un certo tipo, te ne esci dicendo, vabbè, però non fare questa cosa. Però pure Buga magari dice qualcosa. Vabbè. Ma poi alcuni commenti che riportava anche Iris non erano assolutamente niente di che. Cioè, nel senso, anche quando Blue dice, ed ecco dove è finita Buga. Cioè, chi se... nel senso... Oppure, ai, con le faccine che ridono. Mamma sì. Mia, buongiorno. Cioè. Accidenti. Boh. E dire secondo me avanzare dei sospetti, un altro conto è affermarlo proprio con certezza. Ecco, così come lo critico a Roberta Bruzzone, a chiunque altro, quando parlano di Francesca Bugamelli utilizzando il termine criminale, invece magari di dire boh, presunta criminale, che pare una paraculata, però in realtà è un linguaggio che fa trapelare comunque la buona fede, che potrebbe non essere così, che si tratta ancora di un punto interrogativo, pertanto chi ha ascolta, si fa il conto che si deve tenere aggiornato prima di poter divulgare questa notizia spacciandola per bene. Allo stesso modo mi sento di criticare chi afferma, così come per esempio Bugalalla, che assolutamente dietro San Sant'Anico si nasconde Roberta Bruzzone. Ma ripeto, di questo ne parleremo più avanti, anche perché è vero che poi Bugalalla in live ha mostrato dei documenti ovviamente forniti da M-Team, quindi chi non crede a M-Team a priori metterà in dubbio la veridicità di questi documenti. Praticamente questi documenti andrebbero a testimoniare che dietro Sant'Anico si nasconda, tra gli altri, anche Roberta Bruzzone. Però comunque, punto primo, queste affermazioni sono state fatte anche prima che M-Team fornisse questi documenti con indirizzi IP, nominativi, eccetera. Punto secondo, i processi si fanno in tribunale, non si fanno né su Twitch né su Facebook, quindi che questi documenti siano validi e possano essere considerate prove lo deve stabilire un giudice o comunque una figura esperta, non lo si può stabilire sui social network. Quindi ragazzi, come lo dico di Sant'Anico, lo dico anche di Bugalalla, lo direi in qualsiasi circostanza, perché sono convinta che in generale ci sia un grave errore comunicativo nell'affrontare questa discussione, che appunto è proprio non tenere in considerazione che i social non sono tribunali, nonché il non tenere in considerazione la presunzione di innocenza. Cioè, io sono convinta che se si azzerasse tutto e se tutti ripartissero nel loro modo di comunicare da questi pilastri, i toni della conversazione si abbasserebbero e forse il dibattito potrebbe diventare anche più costruttivo, se proprio lo si vuole affrontare pubblicamente. Detto ciò, è anche vero. Non mi pare che siano diventati migliori toni da allora, eh. Peccato che blocchi, anzi, la signorina confronti zero. Quindi non ci si deve neanche confrontare, no? Perché subito codice rosso! Ogni singolo commento, anche solo di... Ma guarda, sta cosa magari che è detta su di me non è... Codice rosso, screenato, ripostato 300 volte. Sì, infatti. Che c'è un motivo per cui ce la si prende così tanto proprio con lei, con Roberta Bruzzone, anzi di motivi ce ne sono diversi. E quali sono questi motivi? Punto primo, il fatto che lei sia, vabbè, intanto il fatto che lei sia una delle poche che ci mette la faccia, perché qui abbiamo diversi account fake e quindi finisce che lei si accolla alle responsabilità da cui fuggono gli altri, che è un classico dei gregari, no? Ne parla lei stessa nell'audiolibro, i gregari agiscono per conto del bullo e lui così riesce sempre a rimanere pulito e a far pagare ai suoi scagnozzi le conseguenze delle proprie azioni. Punto secondo. Qui ha dato della bulla alla Bruzzone. Decisamente. Okay. Bruzzone bulla, fake gregari. Che tra l'altro non vorrei dire più o meno il metodo, forse l'ha presa da qui l'idea poi, nella nostra Buga, di mandare avanti altra gente, non lo so. Più o meno, io ci ho visto un'altra descrizione, cioè ci ho visto la descrizione di un'altra persona, sì, in queste parole. Infatti quando la Bruzzone fece la live su Facebook... Bugalalla nel gruppo Telegram scriveva: andate dalla Bruzzone a chiedergli perché fai la bulletta di qui, perché fai la bulletta di là, spammateli Luca Sacchi, spammateli Luca Sacchi. Cioè, e loro ovviamente andavano e lo facevano. Quindi chi è che manda gli scagnozzi a chi? E questo qui è successo appunto, che era 30
tra il 29 e il 30 dicembre, mi sembra, c'era quella live dell'Abruzzone, mentre il video di Iris, questo qui, di quando è? Di febbraio? Vediamo subito. Marzo? Che ora non mi ricordo. Sì, era già successo, Primo diciamo, la. febbraio. Quindi era già successo di Sì, lei anche che perché lei l'ha vista la dice. live dell'Abruzzone, c'era pure un pezzo della live. Appunto, quindi. Oppure quando appunto diceva facciamoli vedere a questi boomer di merda ignoranti, a questa stronza, quello andava bene. Lì non è mandare gregari per fare No, bullismo e rimanere pulito, assolutamente, assolutamente no. Quello è legittimo. assolutamente. Certo. È in queste cose che poi uno si sofferma, capite? Allora, più o meno avremmo finito quello che ci ha fornito Marco, eh. Se poi ci sono altri pezzi di video che per voi sono importanti. Diteselo. C'è la questione ancora di Buga che dice di essere stata arrestata a Chicago a mo' di sfottò. Ma volevo fare una domanda a Giovanni, però chiaramente non è tenuto a rispondere perché è presa in causa, diciamo, una persona comunque esterna, nonostante faccia parte della vicenda, ma che non è qui presente. Ad oggi, Roberta Bruzzone, che opinione ha in merito alla divulgazione di Iris? Ad oggi, cioè nel senso, la querelerebbe oppure non. La vede comunque come una creator che tratta il tema in maniera superficiale, dunque gliela lascerebbe passare, cioè chiaramente Lo non. sai che non lo so, cioè nel senso non ti so rispondere perché non mi ricordo se tra le varie denunce sia partita anche la denuncia di Iris, per Iris, questo non te lo so dire. Mi pare di no, mi pare di no, però comunque le avrà dato il giusto peso, nel senso che se non l'ha denunciata, l'alternativa è che non la pensa proprio, cioè per come è fatta Roberta. Però non mi ricordo se qualche denuncia è stata fatta, perché. Per quanto riguarda gli altri soggetti che hanno solo detto a tipo un Gematria, io sono sicuro che sia partita qualche querela da lì, perché comunque ha detto cose gravissime nella live di Bruzzone's Gate, Gematria sugli IP, no? Perché era stato attribuito, lui ha contribuito anche a dire che dietro Sant'Anni, che in pratica eravamo quattro soggetti, che guarda caso sono quelli che vengono sempre additati in passato, cioè io, Roberta Bruzzone e le due sorelle Collu. Di cui una è Monica Collu che gestisce un gruppo di cronaca nera che è conosciuta da anni proprio perché è questo gruppo dove c'è parecchio litigio, diciamo un gruppo molto molto frizzante. L'altra è la E sorella di da dove Monica venivano i Collu. post, quelli lì che lei spammava, come vedete, come tratta i vecchi clienti, quando invece stavate parlando dell'ipotesi di M-Team, no? Della Quello. Alabarda, Quelli dico. dell'alabarda spaziale. Non so se fosse proprio quel gruppo lì. Perché comunque ce ne sono vari, ma potenzialmente sì, poteva essere quel gruppo lì. Che la cosa dell'alabarda spaziale, per chi ricorda, è proprio per andare a ridicolizzare le teorie che hanno fatto di M-Team, quindi ovviamente non siamo qua, ripeto, non è la prima volta, nel senso che sulle tragedie c'è sempre solo da piangere, ok? Ma a volte sentiamo di quelle cretinate, per dirle in maniera pulita, che non puoi fare altro che, tra virgolette, scherzare sui soggetti che hanno tirato fuori queste baggianate, c'è cioè anche sul caso di Yara Gambirasio, ne abbiamo sentite tantissimo. C'è anche gente che ha detto che Yara è stata messa sotto sale, cioè Sì. prende in giro ovviamente le persone che tirano fuori una teoria del genere perché non capiscono nulla. Quindi per rispondere alla domanda, io non saprei dirti perché comunque Roberta è molto attenta ad andare a denunciare se ci sono, diciamo, degli elementi consistenti. Io non ricordo se sia partito qualcosa nei confronti di Iris Babilione, ricordo sicuramente per quella come si chiama, l'ora Di del tempo, Alice, sì. che c'era Alice ridette più qualcosa, fastidia, più fastidio. quella là Alice è sicuramente era stata molto più successo aggressiva. qualcosa, c'era anche qualcosa per l'occhio creepy, Silvia, e lì so con certezza che, diciamo, è stato tolto tutto di mezzo, nel senso che Roberto ha accettato le scuse oneste di Silvia e quindi, come ha dichiarato anche in una live, non proseguirà, ma non ti so dire se è per lo stesso di
per Iris, io non ricordo purtroppo, se vuoi. Poi mi ricordo che a un certo punto si erano legati a Buga anche Aileen Crimeland e Andrew Files, e poi si sono di nuovo rieclissati. Com'è andata? Io a quanto ne so hanno fatto solamente una puntata con lei di, del salotto giallo, eh. Ok, poi va, non cioè, sono mai esperti. Io okay, quelli non li ho pensati proprio. Ok. Fatti una puntata. Ok, ok. Però ho trovato grave, diciamo, gli atteggiamenti di quelli del, che hanno appoggiato lo Bruzzones Gate, perché poi hanno continuato anche lo stesso Gemarre, no? Che poi ci ha fatto un altro video, diciamo, ultimamente, no? Si può dire, dove parla di una Bugamelli in pericolo. È gravissimo. Cioè, lì veramente è gravissimo. Quindi la denuncia la è partita. E poi ovviamente ci sono anche complici no streamer di Bugamelli che lungo e largo hanno disseminato il web, adesso li hanno cancellati i commenti, ma peccato che li ho acquisiti tutti, dove sostengono che ci sia stato anche l'istigazione al suicidio, perché poi tra le righe in pratica ve lo dico, perché tanto ormai c'è scritto che Francesca Bugamelli ha tentato il suicidio e non c'è riuscita. Ok? Questo è venuto fuori, che ha provato a suicidarsi e non c'è riuscita. Strano, no? Magari sarò anche visto in maniera molto dura ed antipatica, però strano che una donna di tale portata, tanto carisma, tanta fermezza, non sia poi riuscita nei suoi intenti. È molto particolare questo aspetto, proprio per dirle in maniera molto cruda e brutale. In più c'è stato anche il momento in cui sembrava che gli avvocati che le facevano, diciamo, da spalla nelle sue trasmissioni, ovvero Marazzita e Guglielmelli, fossero a conoscenza di questa circostanza, e a un certo punto, mentre non mi ricordo se era proprio, me lo ricordo benissimo questo Guglielmelli, pezzo, Guglielmelli che stava per tirare fuori sta roba, sì, e lei devia, sì, devia per non farla uscire sta roba, e me lì non l'ha deviata perché è una cosa delicata da non far venire fuori, l'ha deviata perché secondo me si sarebbe creato l'imbarazzo, era Marazzita, sì. Dopo quell'occasione c'è stata una puntata, scusate, quasi intera con Marazzita, e lì io ho visto proprio la manipolazione della conversazione. Cioè, suo signore non sapeva veramente dove, in che contesto si trovasse, veniva deviato. Quando stava per uscire fuori da quel seminato, no, come si dice da me, veniva subito rindirizzato sulla strada giusta. Quando ha detto tu col tuo compagno che abiti col tuo compagno, Marazzita l'ha detto proprio così. Vero. Di e lei subito cambia, cioè si vede proprio il panico nei suoi occhi e cambia subito argomento. E quella live inizia... è stata molto storica. Sì, sì. E lì infatti... E poi la stessa dei piedini, no? Sì, la stessa dei piedini, quella. La famosa live dei piedini. Inquietante. Che io torno a dire prego a Marazzita, perché vuol dire che l'ho photoshoppati molto bene quei piedi, se li ha apprezzati. Prego Mara. Mamma mia. Aia. Piccola stoccatina. Si è apprezzato, no, la sua manicure e la sua cura dei calli. Mi prendo tutto il merito, se permettete. Giusto. La conosce dal Cerbero Marazzita, mi sa. Forse lui è il vero Mister Marra. Mister Marazzita. Marazzita. Ma a sto punto inizio a pensare che dietro questi account fake ci possa essere anche Alessandra Santoro, prima di, non lo so, direttamente da TikTok. Sì, davvero. È partita l'idea dell'intervista di Alicia da quella live. Sì, ma infatti Alicia lì ha fatto una mossa geniale, secondo me. Geniale. E anche lì è stata ovviamente mistificata dicendo che lei abbia raggirato, ovviamente proiettando sempre quello che fanno loro, perché mi dispiace dirlo, ma quello che penso anch'io è che loro stessero manipolando e raggirando Marazzita, non certo Alicia. Sì, infatti. Cioè, più che presentarsi col proprio nome, che doveva fare? Sì, infatti, ma poi non è che... sbaglio, non c'è venuto poi più in giro sto Marazzita, perché se non è là, si è complicato un pochino la situazione. No. Era dopo il mostro di Firenze. Esatto, ma poi perché lui aveva iniziato a dire appunto queste cose, tipo te il tuo compagno, poi disse anche un'altra cosa che
si era percepito nell'aria che non doveva dire del suicidio. Quindi secondo me quando stava per dire tipo quello che hai fatto te, quello che hai vissuto, e lei tipo subito no, lo interrompe. Sì. Secondo me non lo invitano più per paura che lui possa dire Sì, poi sì. C'è stato Johnny Bono. Chi è Johnny Bono? Quello dopo Marazzita, raga, che era stato pubblicato tutto anche qui. Ah, aspettate, forse la storia anche del, su YouTube, dell'altro rifugiato politico, dici tu, che là pure un'altra storia manipolata, tagli, Sì, sì. Non mi ricordo adesso come si chiama più, però c'era stato quell'altro che pure avrebbe avuto questo rifugio politico. In realtà, sentendo i pezzi di conversazione, sembra che lui l'abbia avuto. In realtà non l'ha ottenuto neanche lui. Il suo soggetto non sa dove è stato buttato nella telefonata e dove è stata costruita, ve lo dico proprio per certo. E quindi, andando ad ascoltare bene, in realtà si è preso solo un pezzetto, ma il rifugio politico non l'ha avuto manco lui. E poteva starci, perché comunque si parla di ambito militare. Quindi in quegli ambiti lì c'era molto più lì. Veramente è logico, perché comunque ci possono essere le persecuzioni dovute alla guerra, gli schieramenti politici, può essere un perseguitato, lì te lo danno il rifugio politico quando ci sono cose del genere, e quindi ci poteva stare, però neanche lì è riuscito ad ottenere. Ho avuto la percezione che questa persona non sapesse da che, cioè da dove venisse, no? Andando a vedere poi il profilo, adesso non mi ricordo più come cavolo si chiama, poi lo andiamo a ripescare. Andando a leggere il profilo, poi vedevo che c'erano i racconti di questo soggetto, però non me la sono sentita di andare ad avvertire, perché poi sembriamo sempre quelli lì che devono far rettificare i giornali, vanno a avvertire le persone, no? Dice, ma come siete accaniti? Allora gli dico io, ci concentriamo almeno su di noi per il momento, voglio dire, spieghiamo la cosa in parte sui nostri canali senza andare più a scocciare, perché queste persone, tra l'altro, possono tornarci anche scomode, perché non tutti sono disposti al dialogo. Allora può capitare in qualche situazione, faccio l'esempio di questa persona, non è stata così perché non è che l'abbiamo contattato, però poteva anche intravedere una sorta di manipolazione da parte nostra, non so se mi spiego. Quando sì, esatto. Magari qualche famiglia, no? Tipo la famiglia Giordano, faccio proprio nome e cognome perché mi ha rotto le scatole questo fatto, e sono stati contattati magari da me o da qualcun altro, e di guardate, state attenti perché così, sono stati pure trattati male, e sono quelli che appoggiano l'M-Team. Quindi a un certo punto mi sono rotto le scatole, e quindi adesso ha tutto questa politica. Io racconto dove è possibile farlo, sui vostri canali, sui miei, per farlo. Chi vuole ascoltare, ascolta, e non vado più a bussare nessuno nel giornale, scriva quel che voglia. Magari metto io un mio commento sotto per commentare se lo leggono bene. Chi vuole essere manipolato, cavoli suoi, e vado avanti così, perché ci può essere anche quello di tutta risposta, che ti trovi queste persone contro che magari diventano testimoni di una potenziale denuncia. Esatto. Come poteva essere quella di questo soggetto non tirato a caso, che comunque è sembrata una persona molto strong, e il mio sentore mi ha detto fatti tu e non contattare, non dire niente, perché magari poteva ravvedere un tentativo di depistaggio, non so come chiamarlo, di manipolazione, di persuasione, e mi sono stato fermo lì, anche se ho avuto la netta percezione che sia stato usato, la sua comunicazione, la sua chiamata se mi è stata tagliata. Perché se i giochini li hanno fatti anche in passato, con quello anche della finanza. Bravo. Detective chiede: scusate, io non ho mai capito la situazione delle famiglie salvate dalla guerra. Qualcuno può spiegarmi? È stato montato tutto? Certo che sì. È venuto in mente proprio adesso che ti dicevo sto fatto della guerra. Sì, è tutto finto. Non so che cosa abbiano combinato. So M-Team, Francesca Bugamelli, ma innanzitutto già quando annunciarono quella live sembravano atterrati a Kiev tutte e due, cioè già per qui, cioè, esatto. A Kiev, cioè, questi sono andati in Russia, cioè per dirla, già come te l'hanno in diretta da Kiev avevano scritto, cioè sembra già venuta così, mi sono chiesto. Ma era tutto finto, magari nulla togli che abbiano potuto fare da tramite o qualche telefonato, io quello non lo escludo, no? Perché comunque è stato detto, c'era qualche pezzo del video. Ma da qua a dire che siano stati loro a coordinare tutta l'operazione di sospesa di salvataggio, che poi vorrei vedere effettivamente la storia che contorni abbia avuto. Dai, tra poco vediamo Israele.
Ah sì, tra poco veramente arriveranno lì. E comunque è stata sicuramente tutta una bufala di ricostruzione. Lì erano proprio all'apice del tagliacuci e il copia e incolla di pezzetti. Ad arte, cioè veramente sono bravi a fare queste cose. I collage. Nei video. Anche, cioè, non mi ricordo più adesso chi, due legali molto importanti, non mi ricordo più adesso chi, non mi ricordo manco la faccia, figurati il nome, che pure erano stati tagliati e cuciti in qualche conversazione ed utilizzati. Sì, uno ha detto ieri che non voleva essere associato, giusto? Non ho visto un post, mi pare. No, non ho visto ieri, non ho seguito. Mi sa di sì, che comunque questi avvocati si sono dissociati assolutamente da, cioè che non c'entrano niente con i video di questi due. Sì, perché il modus operandi ormai era quello lì. Cioè, nell'epoca dell'Obduzione's Gate abbiamo visto video del genere dove loro prendevano questi spezzoni di registrazioni fatte in un altro momento e poi ricaricate nella live che sembravano quasi fatte in diretta. Ma ovviamente hanno avuto tutto il tempo di ricucire il tutto e avrei voluto vedere. E poi secondo me hanno giocato molto su questo fatto che secondo me tendenzialmente quelle persone che venivano registrate non si andavano a riguardare, cioè non li vedo dei soggetti che poi dopo si mettono là su Twitch a vedere che fine ha fatto l'intervista. Non so se mi spiego. Certo. Cioè magari hanno magari troppo da fare, dice sì, la rilascio l'intervista, ma poi non vanno a rivedersi su Twitch. Ok, quella magari è la percezione. Come per ritornare a Marazzita, lui era convinto di essere in TV in America. Quindi secondo me lui dopo non si è rivisto, anche perché si sarebbe poi accorto, no, dell'utilizzo fatto della telefonata, del materiale che lui ha fornito, se si fosse rivisto, diciamo, in live, quegli spezzoni ricaricati o su YouTube o no. Cioè perché certo, si vede che è stato, tra virgolette, instradato verso quello che volevano loro. Quindi secondo me adesso loro se la giocano più in solitaria perché hanno capito che i soggetti difficilmente sono manipolabili, che già di errori e cavolate basta Mirko Zeppellini, che quello quando va in panico fa degli autogol clamorosi. È vero che quando lui si impanica compie delle piccolezze, delle cose che lo sgami come un pollo, quindi passa veramente dal genio del male al primo coglione di turno, lui c'è veramente un comportamento con questi voli pindarici, non so se l'avete notato. Cioè, sì, poi soggetto, ritornando anche poi al fatto della capacità di intendere voler, che lui abbia dei deliri ci sta, cioè io ci credo che lui abbia una personalità delirante, perché sta roba dei complotti, io sono sicuro che lui ci crede, cioè di organization veramente la persecuzione della vita, lui ha un'ossessione per l'Abruzzone e tutti quelli che orbitano intorno. Ci sono anche cose che sono uscite fuori da una chat di Telegram che poi vi manderò, che sono robe allucinanti scritte lì per pochi adepti, dove hanno detto che faccia parte di una massoneria. Non sto scherzando, faccia parte della massoneria, siamo una lobby dedicata, poi me li passo questo che fa parte della seconda stagione, come ha detto Alicia, perché adesso sembra cominciata la nuova stagione sulla, ma poi tutti politica, professionisti, no? Come se fosse appunto una lobby formata da la criminologa, poi c'è il genetista, poi c'è la psicologa, che non è una psicologa, ma ci state che ci dice la maestra, no? Cioè, che tocchiamo, abbiamo diciamo delle reti in tutti gli ambiti, così che possiamo manovrare meglio, no? È di organization, tipo un tentacolo ovunque mette, cioè sì, questa è l'idea. E addirittura, ma guarda, abbiamo scritto delle robe assurde, addirittura ricollega queste cose agli scontri che abbiamo avuto inizialmente con i cosiddetti borsettiani. Madonna, lo stavo per dire, sì, quindi anch'io. La roba che postò quell'utente anonimo. Esatto. Sì. Quella famosa roba, io ce l'ho ancora conservato, ce l'ho ancora nel cuore. Anche, quel messaggio. Non so, è stata una delle cose più belle. Però io ce l'ho conservata, se vi serve, non ce l'avete, ve la rimando. E ci fa il collegamento a Bossetti, dove noi difendevamo queste lobby massoniche, le sette sataniche dei cantieri, di quelle che compiono i reati a sfondo sui bambini. Ecco. Collegamento proprio così. E anche l'Abruzzone poi difende, perché perciò cercavi il capo espiatorio in Bossetti, perché poi c'era la rete
di quelli lì che fanno le cose cattive ai bambini da difendere. Certo. Cioè, ci rendiamo conto qual è il soggetto. Quindi secondo me il disturbo dell'identità lui ce l'ha. Sì, sì. Ma anche lei, secondo me. Sì, lei è una borderline. Cioè, per me ce l'ha anche lei ora il disturbo dell'identità. Cioè nel senso che gliel'ha instillato lui. E si sono proprio uniti in questo delirio. Lei ha un mix, ecco qua, dopo aver preso anche il mio master in psicodiagnostica, sono sicuro che lei rientri nel cluster B, quello borderline del disturbo istrionico di personalità. Cioè, se voi andate a leggere da manuale che cos'è il disturbo istrionico, raga, Francesca Bugamelli. Assolutamente. Però il disturbo istrionico, secondo me, a volte può prendere le componenti della mania persecutoria, no? Proprio perché il disturbo, cioè la persona con un disturbo istrionico si vede sempre vittima, no? Quindi è l'amplifica, ovviamente. Sì, non ho le competenze per dire cosa, però io ce la vedo tantissimo quella vena in lei. Allora, no, tu guarda, al di là della competenza, io non sono uno psicologo, ho studiato così, però da qua a fare diagnosi ce ne passa. Poi magari l'anno prossimo mi iscrivo anche a psicologia, potrò farla insieme ad altre cose. Però leggere sappiamo leggere tutti, no? Sappiamo dare un significato piano piano a quelle parole, ci mettiamo lì, riusciamo a trarre delle conclusioni, una nozione la tiriamo fuori in qualsiasi tipo di materia. Se tu cerchi a leggere proprio la descrizione, no? Con molta calma, di che cosa è un disturbo istrionico, tratti borderline, tu vedi come si è comportato la Bugamelli in questi due anni, dici, oh, però me la ricordo un po'. Quindi al di là di fare la diagnosi, c'è qualcosina che ritorna. Il problema poi, ritornando al nostro amico, è che lui, nonostante non sia stato in grado di sostenere il giudizio, no? Quindi è andato in dibattimenti in America, però la genialità di tenere in piedi le truffe che in parte riescono anche ce l'ha. Non so se mi spiego, cioè, certo. Comunque è un soggetto sì. pericoloso, perciò ho detto passa dal genere del male ad essere un pollo, no? Io ho sempre detto che lui, nonostante il fatto che ci fa fare anche delle grasse risate, è un soggetto comunque pericoloso, perché c'è sempre il fatto che riuscire ad ingannare tantissime persone, ci stava riuscendo con persone in gamba, ma non per dirlo perché mia amica, ma l'Abruzzone è imbattibile, cioè solo l'Abruzzone poteva sgamare così tutto ad un pezzo, quello perciò è ossessionato all'Abruzzone, perché è stata l'unica che a un certo punto ha detto boh, questo non mi piace, ha messo insieme subito i pezzi che ci voleva tanto e gli è andato conto. Ha beccato a quelle due che sono due carri armati insieme, Serena e Roberta. Mamma mia. Ci siamo accorti. Serena. Tutte e due insieme. È quello. Adesso l'ossessione è quella lì, perché lui ha finito di giocare. E lo dico sempre, lui adesso può cambiare ancora 30.000 volte il nome. Può andare a fare tutt'altro. Ma se la roba rimane, tra virgolette, mediatica, io personalmente lo riconoscerò tra tutti i 7 miliardi di persone. Io saprò che quel soggetto è Mirko Zeppellini. Il modus operandi io lo riconoscerò tra tutti i 7 miliardi di noi. Potrà chiamarsi anche Geppino Kentucky, ok? È troppo riconoscibile. Eh sì, ormai. In più non ce la farà a staccarsi dall'Abruzzone. Cioè lui, se fosse furbo adesso, cambierebbero proprio... cioè non farebbero più niente, cambierebbero truffa e chiuderebbero baracca e burattini, ma la componente emotiva è troppo forte per lui, perché non è un truffatore e basta. Lui non ci sta ad essere stato sgamato dall'Abruzzone. Sì, sì, però un truffatore furbo non fa queste cazzate, cioè non so come dire, non si fa prendere dall'emotività, no? Mentre esatto. Lui invece sì, cioè, quindi... Perciò quando è sotto pressione fa le cretinate, perché sì, non esatto. Regge e si fa gli autogol, no? Quando viene sgamato tutto un pezzo, cioè vi ricordate tipo nelle giornate in cui anche Santanico aveva, insieme a un altro partner in crime, aveva ricostruito dai riflessi del tablet e computer il volto di Mirko Zeppellini dell'Indiziana Cantonella. Ah, io, raga, ve lo giuro, proprio... orgasmo. Sì, davvero. È stato geniale e ho riso anche come un matto, perché dico, guarda, il pollo, poi dicono che Sant'Amico è schillato, c'ha ragione. Oppure quando qualche mese fa gli abbiamo sgamato il numero di cellulare su internet, proprio scritto Mirko Zeppellini, l'abbiamo messo in pagina, dopo 3 ore non c'era più, l'aveva fatto togliere. Grande, così ci hai fatto proprio capire che quel numero era il tuo genere di fare. Ma io guardo, mamma mia,
Perciò dico, è finito. Adesso voglio vedere, visto che l'hanno tirato fuori su Mirko Zeppelin, le puntate continueranno, perché se noi prima o poi adesso arriva e arriverà la puntata, e già me la miro la nostra amica Bucari. Gli speciali. Ma sì, tornerà. Io lo sto aspettando. Diamoci che di questo... Adesso magari arriveranno altri video pubblicati su YouTube di affermazioni, viene postata la foto dell'animale visto nella mappa. Eravamo alla sua ricerca direttamente dalle mappe. Sì, metteranno il pezzo dove diciamo di andare a fare la vacanza, vedete? La vacanza è tutta una finzione. E ora siamo tutti colpevoli, non mi potete tirare indietro che ci sono le prove. Sì, comunque vai. Secondo me mi convinco come adesso... Abbiamo. Sono sul lago Michigan, basta cercare la Florida, sono lì anche cioè, per me sappiamo dove siete, basta basta, perché il paesaggio è lui, la spiaggia è lui, il colore è lui, ma poi se dice mare, raga, se diceva lago pensavo che era il mare, ve lo giuro, cioè, ormai l'oceano, questo fatto l'abbiamo chiamato proprio oceano per dare quella capito? La cosa che sono sull'immensità, invece no, magari sono Michigan, magari sanno, raga, fuori stanno in periferia rispetto a dove erano prima, magari sono a Grand Rapids un po' più fuori, capito, in periferia qualche chilometro arrivano sul lago Michigan, saranno lì. Ma sicuro. Posso dire, gran bel posticino, a prescindere, quando tutta questa storia sarà finita, io un giro muovo da fa. Cioè, ti fa una settimana lì in mezzo a nulla sul lago. Oh, il lago lo metto davvero. Chicago per Shameless, quindi sinceramente. È vero, fissata anch'io con Shameless. Grandioso. Il fatto che citiate Shameless e non i Blues Brothers per Chicago mi fa sentire molto vecchio, sappiatelo. Mi vengono in mente le serie TV, adesso vedete sto coso. Cos'è? Che è? L'ho visto in una serie TV che si chiama tipo La Giudice, che è su Netflix, che è questa qui che si occupa di reati e tutela dei minori, no? E per sfogliare i fascicoli, vi capita mai che quando sfogliate a volte poi non girano le pagine, tipo vi dovreste leccare il dito? Questo vi fa sfogliare senza leccarvi il bellissimo. Dito. Bellissimo! È gommato. Geniale. Io mi stavo vedendo la serie coreana La Giudice. Ah? È una serie coreana La Giudice. Sì, 10 puntate. Anch'io. Stupendo. E c'hanno sempre a proposito di serie. Su giurie, raga. Poi vai Samu, poi vi dico la mia. C'è una serie che fa straridere, mo me la devo recuperare un pochettino perché sto vedendo troppa roba. Me l'ha consigliata ieri la tipa mia con praticamente sta giuria che sono tutti quanti attori in un processo americano, con solo sto povero tizio che non ne sa nulla e vede tutta sta gente fare cose assurde, tipo parlare per 15 minuti e poi fare un'ora di pausa e lui sta lì in mezzo che non sa cosa sta succedendo, con tutti sti tizi che fanno robe assurde all'interno di sta giuria americana e in lingua originale, ma raga, mo devo recuperare tutto. la giuria proprio, mi pare, aspetta. Ma su Netflix, no, scusa Samu, non ti sentivo più. No, vai, nel frattempo recupero io. No, la mia chicca è praticamente questa serie, cioè non fa ridere, anzi questa credo sia angosciosa e dir poco, è una serie tedesca, e anche nella top 10, se non erro, si chiama La Prediletta. Io la sto guardando, la mia Prediletta. Mi mancano le ultime due puntate. Ragazzi, tipo al terzo episodio, ma un'angoscia. Mi mancano le ultime due puntate. Raga, mamma. Proposito d'amore, se stai sentendo dobbiamo finirla, ti prego. Patologie, crime, a go-go. Cioè, devo guardarla. E ancora devo capirci tanto bene, ma mi ha preso un attimo perché penso di aver semi-intuito e quindi ancora non ho capito niente. La seconda puntata non si capisce ancora nulla. Allora, l'hanno venduta un pochettino come se fosse la storia di... come che si chiamava quel tizio austriaco che aveva rapito la figlia per anni. Esatto, l'hanno venduta tipo quella, però è solamente l'incipit, poi il resto fa tutt'altra roba. Lo sai quando ho cominciato a vedere continua le puntate mi è venuta in mente la storia di quello lì? Perché si basa su quello, l'inizio, okay, l'incipit allora... si basa su quello dell'inizio, è tratto da un libro che voglio leggere mo. Quando ho visto le prime parti, gli scenari, quel poco che sono riuscito a intuire, mi è venuta in mente subito la storia. Tu stai parlando di quello della figlia che ha... Esatto. Joseph Fitz. Comunque la serie di cui parlavo prima sta, mi sembra, su Amazon e si chiama Jury Duty. Jury Duty. Ok. Segnatevela allora, perché seriamente farà ridere da morire sta roba. Prendiamo appunti. E finite di vedere la mia Prediletta che poi ne parliamo. Quante anch'io la voglio guardare. Mi pare sei. Sì, anche l'Abruzzone l'ha vista. Io sono la terza ancora.
Facciamo live speciale di commento della mia prediletta. Ma ci van pesante i tedeschi, devo dire, con la è figa è figa stasera, raga. Andate avanti perché io sto alla fine della quarta puntata, sto in un hype pazzesco. Se non l'ho finita è solamente perché la sto vedendo in coppia e quindi per rispetto aspetto. Ma fosse stato per me... Domani me la inizio, per forza. Beh, raga, questo ora, è io per il momento. Salutare. Per il momento è questo qui. Sicuramente, poi non so, voi fate qualche altra puntata sul terzo episodio. Sì, facciamo il capitolo 3. Ormai. Punto, ormai. Vediamo. Anzi, il terzo è quello lì più meme, perché si parla proprio della roba della rete, quindi... Quindi, Giova, sei il benvenuto, ovviamente. Anche ci potremmo divertire un po' di più pure. Il terzo è quello dove c'è anche la storia di Lucio. Sì, sì. Marrone. Quindi ci sarà da divertirsi. Io ci sono. Esatto, ci aggiorniamo su tutte le disponibilità. In ogni senso ci sei. Perché ci sei anche dentro al video, effettivamente, quindi... Sì, questo devo dire che è stata molto calda, bisogna dire, questa seconda reaction. La prossima ancora peggio, un po' Sì, è proprio un aumento. La prossima è il delirio. Purtroppo, ragazzi, vi dovete prendere così come sono, molto diretto, non me ne voglio. Ma scherzi, Giovanni, ma no, anche la Iris, no, che magari guarderà, no, sarà curiosa di sentirci, io credo che sia così. Non ce l'avete, ti dico le cose in faccia senza più manco tanto rancore. Prima lo provavo un pochino di più, dico la verità, però capirai bene, no? Riguardati un po' dopo e vedi da quest'altra parte come abbiamo potuto percepire quello che tu hai comunicato agli altri, no? Cioè, passare così leggeri, io non ci riesco. Sono una persona diretta, immagino che lo sia anche tu, perché comunque stasera ti ho riguardato anche con un altro occhio, perché è passato anche un po' di tempo, quindi mi sono sbollentato, ti ho trovato anche molto simpatica in alcuni momenti, piacevole, e critico solo il fatto che sarò ripetitivo, ma non sei ritornato su un argomento, un video di 3 minuti a guardare. Ragazzi, chiedo scusa, con questo video di 3 minuti annullo tutto quello che ho detto in precedenza, perché la situazione però si è voluta così, 3 minuti, e ti saresti, diciamo, un pochino riscattato. Non lo devi a me, secondo me, lo devi anche a te stessa e al lavoro che dici di fare. Giusto. Perché ti ho detto che sei una persona che ricostruisce le cose e che cronologicamente le mette in ordine. Stavolta sei stata carente dal punto di vista professionale, cara Iris Babilonia, perché non l'hai fatto. Hai lasciato a metà il lavoro che hai iniziato, secondo me, ed è una critica che ti faccio, ripeto, senza rabbia, ma in maniera oggettiva. E visto che comunque sta andando avanti, sembra la possibilità di rimettertici un attimo, no? 10 minuti, stai tranquilla che quelli là non ti scocciano più. 10 minuti a fare un quarto video conclusivo della saga, tra virgolette, con un titolo continuativo, così si raggancia agli altri, se me ti riscatterebbe non poco, perché per quanto abbia ancora dei tuoi followers, migliaia di migliaia, se ne qualcuno con l'amaro c'è rimasto tra i tuoi followers, no, lo do proprio come consiglio, mi permetto, non sono uno streamer, uno youtuber, però potresti farlo, quindi mi dispiace, tra virgolette, di essere stato un pochino duro con i torni stasera, magari forse nella prossima lo sarò anche di più, perché vi ricordo che l'ultimo video era ancora più pesante, però tutto quello che dico non lo dico solo perché sono diretto, ma finita qui. Quello che ho detto poi prima, riguardo ai contenuti, cioè finisce lì, non ci sono denunce, non c'è niente, però almeno la libertà di criticare l'operato, quella ma devi lasciare. Direi, ce la devono lasciare, cioè proprio, senza paranoia. Direi che il diritto di replica è quantomeno dovuto. Sì, no, questo è in verso tutti i commenti del cavolo che abbiamo ricevuto, non certo verso Iris, che non ho mai sentito in vita mia e non ha... Cioè, insomma, questo è. Raga, io vi ringrazio tantissimissimo e ci aggiorniamo per la terza parte, sicuramente. E niente, vi mando un bacione. Ciao Giovanni, grazie, caricare il ride. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie ciao a tutti, voi. A tutti ragazzi, bacione, ciao anche alla chat di Nicole e ciao alla mia. Buonanotte a tutti, ci vediamo. Ciao, ciao di mille. Ciao a tutti. Allora, adesso